Buongiorno a tutti. Intanto non ci sarà nessuno a quest'ora. Stanno tutti facendo la pennichella. Allora, mi sembra strano fare una live. Intanto non mi sta ascoltando nessuno, approfitto per preparare tutto qua. Oddio. Comunque qua sta diluviando come in una zona tropicale. Come state? Io tanto parlo perché sapete che poi rimane registrato e quindi qualcuno lo guarda come video, quindi non mi deve sentire parlare. Non sono più abituato, non so cosa sto facendo. Vediamo se riesco a. Ciao Zimbro Tigro, buongiorno. Mi viene da dire buonasera perché. Mi viene da dire buonasera perché. Come mai? Ah, ci so, c'è qualcuno che mi guarda. Ciao, ciao a tutti. Dicevo, mi viene a dire buonasera perché facevamo sempre le live di sera e oggi è così, super improvvisata. Mettete like, mi raccomando. Ne vedo già tre. Ciao Elena, perché piangi? Stai lavorando, secondo me. Buongiorno, non piangere. Come stai? È super improvvisata, siamo in otto. Bene, bene. Bene, bene. Avvisiamo la gentile clientela che siamo online. Che fine hanno fatto i tuoi animali? Schleich, ne hai presi nuovi? Zimbro, vai a controllarti tutti i miei video perché ho fatto un video apposta dove ci sono tutti i nuovi animali. Fatti un giro. Fatti un giro nei miei video, Zimbro Tigro. Ci sono nuovissimi animali. Lo leggi anche dal titolo, eh? No, lavoro alle 17, sono emozionato, sei tornato. Samantha è sempre là, non si è mossa a tutte le feste, neanche ha mangiato. Neanche ha mangiato. Beh, come state nel 2022? Siete più in forma? Oddio, in forma? Io sono più in forma, perché ho mangiato come una, non so che cosa. Ciao Elena, un bacio. Ciao Sara, sono al supermercato. Beh, fammi vedere. In quale supermercato sei? Quale video? Devi andare a leggerlo, c'è scritto nel titolo, Zimbro. Fatti una. Scorri tutti i miei video e lo troverai. Ma tu piangi perché sei emozionata per me? Lo so. Lo sai, un disastro. Oggi ho cominciato meditazione e esplodevo. Brava, brava, lo so. Ciao, ciao Leonardo, benvenuto. Buon anno a tutti, eh? Siamo ancora in tempo, oggi è 3. Benvenuto. Sì, dicevo che qua c'è una giornata bruttissima, piove come se fossimo ai tropici. Sarà un etto di cotto, due mozzarelle? Sara, un etto di cotto, due mozzarelle e quattro panini. Oh, ma quanti siamo? Siamo in 12. Ciao a tutti. Pensavo che non c'era nessuno. Ciao Tiziana, benvenuta. Tiziana, come va? Buon anno anche a te, grazie mille. Perché questa live, Paolo? Ciao Maria. Così perché piove, sono a casa e stasera non ce la faccio, quindi sono venuto a salutarvi. Trovati, è quello con la tigre bianca piccola e il cucciolo di panda? Sì, è questo, ma ce n'è anche un altro, altri due, Zimbro. Devi andare a cercarteli però. Terza dose fatta, brava. Come ti senti? Io devo aspettare. Questa live? Perché questa live? Sì, avevo capito. Perché mi annoiavo, Maria. Corallina. Ciao, Corallina. Buon pomeriggio, Paolo, alla chat. Buon anno di salute a tutti. Altrettanto a te. Manda il link. Un attimo. Sì, te lo mando.
Arrivo, eh? Arrivo, raga. Allora, copia. Scusate l'assenza un attimo. Allora, dove, da qui. Lo metto qua, Tiziana, eh? Paolo, per chiarire il ritorno delle vecchie abitudini, sei mutande? No, guarda, sono super jeans, raga, belli. Niente mutande perché fa freddo. ASMR tastiera, oddio, che emozione. A dopo, spero di ribeccare la live. Sì, dai, Elena, vieni che ti aspettiamo. Ciao Franca, buongiorno. In live. Ma tu vedi i miei video? Sì, qua ogni tanto, Zimbro, ho poco tempo, però. Che parolona, Maria, lasciamo stare, la dieta comincerà. Comincerà. Buon anno anche a te, Franca. Vediamo se riusciamo a. Tiziana che vuole entrare, ha sempre il problema. Giri, giri, Tiziana. Mi ricordo l'ultima volta che tentavi di entrare, non ci riuscivi. Anzi, no, noi ti vedevamo, ma non. Tu non c'eri. Cioè, noi ti vedevamo, ma tu non ti sentivamo, scusa, una cosa del genere, non mi ricordo più. Mamma mia. Maria, Maria, abbiamo mangiato tanto alle feste. Ho ancora la faccia gonfia dal mal di denti, ma la prossima live provo il PC nuovo e vediamo che succede. Oggi sembra un incrocio tra Ugo Fantozzi e la ciabatta. Povera Elena. È vero che c'è il PC nuovo. A me serve una stampante nuova, mi sta facendo girare un po' le scatole. Niente, Tiziana, aspetta un attimo, ti chiudo e prova. Allora, banna no, espelli, modifiche, impostazioni, microfono no. Prova a rientrare se mi senti, Tiziana. Comunque mi vedete e mi sentite bene, credo, no? Se nessuno si è lamentato. Ok, organizzo un'asta per una stampante, metterò. No, Samantha in vendita, no, ti prego. L'asta puoi farla. No, Paolo, non ti sentiamo. Aspetta. Prova. Tiziana, puoi parlare. vediamo se riusciamo a comunicare. Sì, ti sento, ti Live sento. 9 Eccolo. minuti. Ti sento. Mi senti? Ti Nel frattempo bello le patate. sento, ti sento. Ciao Eli, buon anno anche a te. Buona Pasqua, mi porta avanti. Ti sentiamo, Tiziana? Qualcuno glielo scrive? Ti sento? Eli, come. No, dai, è scappata. Vabbè, ti sentivamo, Tiziana. Ciao Eli, pasticcina del mio cuore. Buongiorno. Volevo dire buonasera, ma devo dire buongiorno, devo abituare adesso. Chi è? Qualcuno è entrato nel gruppo?
Ah. No, allora Tiziana, ma adesso mi senti? Noi ti sentivamo e ti vedevamo. Ti sentivamo e ti vedevamo. Quindi, mentre fai la diretta. Ah, l'hai visto anche tu, Maria, vero? Guarda Eli, Elena. Eli, Elena, Elena come piange perché è emozionata perché sono tornato in live. Questa sedia fa un po' rumore. Ah, non è la sedia, eh. Attenzione. Non è, cioè è la sedia che fa rumore, oddio. Non sono più abituato. Ciao Klaus. Buongiorno Klaus. Dopo mesi abbandonati al freddo, al gelo, senza cibo, a soffrire senza live, chiedo perdono. Ciao Susi. Ciao Anna, buongiorno. Ma che strano, buon anno a tutti. guarda che devo asciugare tutto se continui a piangere. Elena. Attenzione. Che mi devo asciugare tutto. Ciao Ilari, buongiorno. Ilari, il tuo cognome o nomignolo Girella mi fa venire fame. Les Orages. Ciao, anche a te, buon anno. Buon anno anche a te. No, valle di lacrime. Come procede a casa dei tuoi? Tutto che hanno finito. Abbiamo finito. C'è un po' più di serenità. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buon anno anche a te. Caro Giovanni, Paolo, ti consiglio di prendere gli animali della Papapo. Non li conosco, è una marca che sembra una Schleich per come fa gli animali. Grazie, Zimbro, andrò a dare un'occhiata. Andrò a dare un'occhiata, grazie mille. Papo, ma meno male che c'è una P sola. Era inizia bene quest'anno, quanto vedo. Anna hai mal di denti? Anna no, è Elena che aveva mal di denti. No, Anna, grazie a Dio, no. Buon anno anche a te, a tutti. Tra po' siamo nel 2023. Ma però sono contento, pensavo che non c'era nessuno pomeriggio, che ne so, che facevate qualcos'altro. Invece siete tutti qua. E no, Tiziana è anche sparita dalla chat. Com'è possibile? Eri, non sai il resto. Il peggio l'ha raccontato al povero Paolo ieri. Ciao Alessandro, buongiorno. Alessandro, grazie. Mi metti sempre like su Facebook. E sulla mia pagina. Grazie mille. No, Elena ce l'ha, mi spiace molto. Elena ce l'ha, mi spiace molto. Capita, capisco che dolor, sì. Sono qui, faccio la cena. Ah, ok. Che fai di buono? Io preferirei non mangiare. Un attimo.
mi piacciono molto i tuoi video. Grazie, grazie mille. Ma con il 2022 uscirà finalmente tu. No, quello rimarrà privato. È già pronto, Giovanni. È già pronto, ma per ora è privato. Per ora è privato. Ciao Mimì, buonasera, no, buongiorno. Tutto a posto, tutto a posto. Tutto a posto. Allora, facciamo questa operazione. Oltre alla Pappo e l'Hush Lush, le altre marche che fanno gli animali sono la Safari Ltd, la Bully Land e la Mojo. Grazie, sai, non ne conosco neanche una. Me le segnerò tutte. Appunto, sono d'accordo con Giovanni, ma il film. Prima devo uscire il film di Chiara e poi uscirà il mio. Pasta e patate, polpette di patate. Ah! Di patate, sì, buono. Paolo, ti bevi un caffè in diretta di quello nuovo che ti canto? No, 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 no. Uffa, dai che diventi ricchissimo. Ma secondo te chi se lo compra, Giovanni? Chi se lo guarda? Che bello rivederti in live, grazie mille. Ciao Zanno, benvenuto. Dov'è? Devo scrivere un messaggio qua. SMR. Però bello fare le live di pomeriggio, dai. Che tempo fa oggi da te? Qui diluvia, diluvia, diluvia. Piove tantissimo. Mal di denti, che brutto. Giovanni mi dispiace, i suoi film hard sono riservati soltanto a noi, ormai ci vizia. E rimarranno, non divulgateli, mi raccomando. Sì, mal di denti e disastri. Io so tutto, io so tutto. Saranno stati 2 mesi e più che non facevi una live. E forse l'ultima l'ho fatta. Ah, hai ragione. Forse non so se era novembre, ottobre o novembre. Novembre è stato, per quello che sapete, un brutto periodo. Dicembre invece un po' impegnativo. Trovato il titolo. Ho paura, Elena. Le selvagge voglie di Paolo, mi hanno detto che è bellissimo, si sente ancora ululare per Nite Now. Ma che fantasia che avete. Che fantasia. No, non ha ancora un titolo, però potrei fare un sondaggio. Potrei fare un sondaggio. Bello, i segreti proibiti del gelataio. Perfetto. Comunque ci ho illuminata solo mezza faccia, non so se la vedete. Perché c'è questa luce qua. Ecco, dovrei stare così. Comunque, se qualcuno mi ascolta, cerco un produttore per il film, perché ovviamente ce l'ho io, una copia, ma come dire, per farlo uscire mi serve un produttore, non so cos'altro. E poi verrà distribuito in tutti i cinema, il cinema di Caracas. Poi bisogna doppiarlo in tutte le lingue e non è facile. Allora, il doppiaggio in tedesco è già pronto, è solo da montare. Poi devo fare quello francese, spagnolo e poi vedo se fare quello per la Grecia, vediamo un po'. Io mi occupo del marketing pubblicità e
Effetti speciali, ok. Beh, gli effetti speciali li faccio io, Elena. Sono già compresi gli effetti speciali. Le piantine le annaffiate, sì. Adesso le annaffio domani e poi una volta a settimana. Però ho imparato a infilare il dito, cioè a infilare il dito nella pianta per vedere se si è asciutta la terra. Il secondo cono poco gelato, girato in gelato sotto il balcone. Che fantasia. Il secondo cono poco gelato. Ah, questo è il titolo, ok. Bello l'ho in bagno, grazie. Sì, è proprio la sua collocazione. Così sta con la foglia e lo uso direttamente nel bagno. Se finisco la carta igienica. Però c'ha le spine, l'aloe vera, cioè le foglie hanno quelle puntine che sono un po' pericolose, ma a me serve soltanto quello che c'è dentro comunque. Come si chiama? La sostanza che è interna. Sicuramente Elena lo sa come si chiama. Io la chiamo gel, ecco, si può chiamare gel, gelatina. L'ho usato una volta sola sulle gambe, perché sono pigro, e devo dire che funziona. Se si punge, e sappi che se vuoi lo tagli a fette e lo congeli, si chiama gel d'aloe. Ah, ma se... Cioè, aspetta, ma se lo... congelo non la foglia. Ah, no, tutto intero, dici? E poi lo devo scongelare perché poi è duro, come faccio? Bella domanda, Tiziana. Forse dopodomani, ma c'è un disastro, una paura di uscire. Non lo so. Comunque sì, 2 o 3 giorni. Stasera guardo un po' la meta. A Berlino 10 gradi con pioggia, il gelo è sparito, lì da te come butta? Situazione identica, Giovanni. Ha fatto 16 gradi a Capodanno, poi ha piovuto come Dio la mandava, poi ha fatto un giorno bellino e oggi diluvia di nuovo. Però la temperatura si è alzata tanto. E poi fine settimana dovrebbe tornare la neve, ma non lo so. Vediamo. Così, diciamo che è un po' pazzo Giovanni questo tempo. Andiamo su e giù come un'altalena. Allora, aspettate che è saltato un commento di Tiziana. Anch'io ho paura, dobbiamo partire al 15 fino al 22, ma tremo. In Italia, Tiziana? Prendi la foglia, la tagli a fette, metti il sacchetto e lo congeli. Ti verrà comodo in estate e pensa a un massaggio dopo una giornata in piedi. Brava, Elena, però mi ci vuole chi mi fa il massaggio? Però sì, buona idea. Mettiti 3-4 FFP2 una sopra l'altra per viaggiare. Sì, mi metto direttamente il sacchetto dell'immondizia. Buonasera, ma le valvole illuminanti per bici ha avuto possibilità di provarle o di farle provare? No, Conte, buongiorno, non ancora, non ancora. Ciao Roberta, Roberta Dolce. Ma tu sei Antonietta? Antonella, no? Sì, ti chiami Roberta, lo so, però. Italia è Hochrisikogebiet dal 1° gennaio, lo so Giovanni, lo so. Tiziana Bavarese.
Buongiorno. Pronto? Buonasera, mi Ciao. senti? Sì, Ciao, ti sento. Ciao. Ah, non ti eccomi. vedo. Ciao. Ciao, Tutto a posto? sto bene, Tutto ci ho messo un bene? po'. Ci hai messo un po', hai fatto. Non fa niente. Le dive si fanno aspettare. La chat di YouTube non la vedo però, come devo fare? Non c'è Devo un'opzione. entrare da lì? O lo metto i messaggi io e devi entrare da lì. Ah, ok, va bene, allora mettili tu, va Sì, benissimo. tanto così lo vedi, giusto? Sì. Ciao Marilena. Ciao a tutti. Amore, ciao. Adesso partono i cuori, tutti i cuori. Finalmente sei in live. No, fai finta che siamo in privato. No, meglio di no. Una parola. Ciao, ti salutano Ciao tutti. Susi, ciao Elena. Oggi mi hai presa Mica così. sto No, urlando. no, no, tranquilla. Perché c'ho le cuffiette. L'altra volta Mi feci un danno. ricordo. No, non era così volume alto, eh. No, spaccarono i timpani. Ok, Paolo, Di che c'è Anna, parlate? devi anche andare. Ah, così, eh. Elena! Dai, sempre Vabbè, lui il padrone di casa. in un certo senso lo sei anche tu. Ci sei mancato tantissimo. Sì, grazie. Sì, ma è in live perché sennò sì, perché poi ci sentiamo tutti i giorni. tutto il giorno. 24 ore su 24. Qua ci manca poco, eh. Dai, Che Eli, ma parlate? Mi sono no, persa. niente, di più del meno, mi stanno dando tutti il bentornato. Ah, ok. Ah, parlavamo In della quanti siamo? Lorena, del tempo. Ah, ok. Cos'hai detto? In quanti siamo? 15. Però Ah, mi ok. abbiamo toccato il picco di 20, 21. 21, ok. Alle 3 di pomeriggio, ci sta. ma io pensavo peggio, ho detto non c'è nessuno tanto pomeriggio. Invece, vedi? Hai visto? I tuoi iscritti sono... Guarda che sono tutto rosso, è il tuo Ma effetto. perché? Non lo so. Ti vergogno. Hai le caldane. No, si sta benissimo. È l'emozione. Non me lo dire a me. Quanto è Hai bella, ti visto? copro! Ah, mi vergogno! Mo diventi famosa. Eli! Sei già famosa, altro che. Ti conoscono tutti. Anche all'Itenau. Secondo me se vieni qui ti fermano per strada. Ma zia Rita dove sta oggi? No, Non ci sta. è a casa sua. Però Ah. Che siamo stati tutto peccato. il giorno insieme. Cioè, tutta la mattina insieme. Ah, ok. Sì. Ma veramente ci ho messo un minuto a decidere, eh. Dalle malefatte di Paolo che ha commesso negli ultimi. Io, due mesi, pensava di passare inosservato, ma ci sono webcam spia ovunque in casa sua. Ma mi sa che qua ci puoi nascondere quello che vuoi, non me ne accorgo. Anna, mi ricordi di dove sei? Sono di Salerno, sono campana. Dindon. Bella battuta. Salerno. Salerno, Salerno. Dai, che sei campana, forse si sente. Ma te non ti dicono Dal tutti, tocco. sei napoletana, non te lo dicono? No, mi dicono... Sei napoletana? Sì. Dall'accento si sente. Sì, ma voi riconoscete, cioè, so, l'accento di Napoli, Sì, Salerno, vero? cambia. Per noi magari è un po' tutto uguale, no? Sì, vabbè, l'accento, cioè la cadenza è la Sì, è stessa. quella, però. Si sente, sì.
Ah, lo so che c'hai complici, un giorno scoprirò chi sono. Hai Un giorno li scoprirò. complici, hai complici. Quindi l'effetto Ma fantastico. Samantha sta là dietro. Sì, sempre là. No, guarda, non si è mossa. A Elena è mancata tantissimo Samantha. Lo so, mi chiede sempre di lei, ma lei è sempre incazzata. No, dicevo, le feste sono finite, ma voi avete ancora l'Epifania, no? Finalmente, sì, dove dico? Però quella diciamo che non è molto, credo, molto sentita. Sì, però. Sì, vabbè, non è che facciamo chissà che, però Esatto, quello sì. è festa. Una Sì, bella sì. salernitana. Oh, Però grazie. bella. Luminosa. In realtà Anna è di Bolzano, ma camuffa perché perfettamente l'accento. Ci riesci benissimo. No, anche perché se eri di Bolzano, almeno conversavamo un po' anche in tedesco, no? Solo il tedesco mi manca, Paolo. Perché no? Colgo Colgo l'occasione l'occasione per... per... Riesci a girare la camera, il telefono, Anna? Perché? Come mi vedi? In Ah, lo verticale. devo mettere Sì, no, va tutto così. bene. Forse. Aspetta, come devo fare? In realtà, se giri il telefono, dovresti Come girarti. devo fare? Cioè, praticamente è il telefono giusto? Ecco. No, non si Ah, cambia. forse è la rotazione automatica tolta. La rotazione ce l'ho. Aspetta. Vediamo un po'. Eccolo qua. Proviamo. Credo sia quello, Vediamo. è più bello. Ah, è bello. Oh, Ecco qua. Così lo appoggio pure. Il telefono. che bello. Il telefono. Ecco. Tu lo puoi appoggiare. Oddio. Care socie, sono esentata per il volo del 5 notte, mi spiace. Ma la mia scopa resterà in garage? Ragazze, fatevi onore. Ah, la storia delle Ah, la Befane. Befana, la Befana. Ma anche mia mamma, già dal 5, la bombardano di questi messaggini. Della scopa, della... Mi trovavo meglio così, al contrario. È più bello, Aspetta, no? perché non ho dove poggiarlo. Ah, ok. Aspetta, dammi 2 secondi e Vai, ritorno. sistema, tranquilla, tranquilla. Beh, intanto voi scriveteci qualcosa, eh? Io aspetto i vostri commentini. Beh, dai, avete cominciato la dieta? Lo sai, approfitto, vado a prendere l'acqua veloce, veloce. Ciao, grazie, buongiorno, buon anno a tutti, buon anno anche a te. Come ti trovi con il profumo Roma? Benissimo, Elena, mi piace tanto. Ha sostituito il mio vecchio profumo preferito. E cominciamo con i rapimenti. Ah, no, no, sono tornato, sono tornato. E Anna che è sparita. Eccomi, mi vedi? Ciao. Sì, ti vedo, ti vediamo. Sono andato a prendere la mia benzina. Ah, l'acqua, un po' di vino. Già,
già dato a Capodanno. No, vabbè, due bicchieri, però. No, Hai bevuto la Fanta? due bicchieri di spumante, pieni, eh. Quindi. Oh. Potevo andare avanti fino al mattino. Anna è una delle tue moderatrici? Sì, grazie, sì. Molto di Ciao, più. grazie. Ma come, non ti ricordi di me? Vodkic forever, sì, Eli, Paolino, ma che si fa così a quest'ora? Ah, Chiara, ciao! Io stavo Ciao dormendo, Chiara. dopo. Ciao a te, Anna, e a tutti. Ah, l'hai fatto oggi, Chiara? Ti stavi riposando allora? Lasciamo perdere la dieta, Paolo, perché è bello così. Ma è per la salute. Vero, Giusto? vero. Sì. Ci dobbiamo Ah, rimettere riga. Roberta, ma tu sei Antonella, te l'ho chiesto prima, no, vero? Mi sbaglio, scusa. La piange. Una valle di lacrime questa Elena. Ma com'è? Ma no, ma di gioia, ha detto, gioia nel rivedermi. Ciao Tiziana. Mia mamma Paola è andata a Ravenna per Capodanno, all'andata hanno chiesto il tampone con vaccinazione al ritorno. Oddio, non riesco a parlare. Mia mamma Paola è Vai andata a Paolo. Ravenna per Capodanno, all'andata hanno chiesto il tampone con vaccinazioni, al ritorno la Germania non lo... Buono, niente, e tornano stasera. Può essere. Non sto ridendo con te, Tiziana. È io che sono fuso. No, allora, la Germania non vuole niente e tornano stasera. Allora, Cioè, il tampone non lo vogliono se sono in vaccinati, Germania. esatto, in realtà può essere, sì. Sai cos'è, Tiziana? È talmente complicato, mamma mia. Non ci si capisce nulla. Tre vaccini non tampone, due vaccini tampone. Se stai più di 10 giorni, quarantena. Boh. Comunque ci Tamponiamoci può tutti. essere. Tamponiamoci tutti. Sì. Paolo, quindi articoli sui piedi. Come ridere io, ridomiti di pure tu, Paolo. Smetti, fai una persona seria. Un po' di Wolfkitsch. Bravissima, Susi, hai azzeccato tutto. Mi ha regalato qualcosa, altri li ho buttati e oddio, in realtà per me non ho ottenuto niente, però. Ciao, Le molto buste. bella, ti dice, grazie. Ciao, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Ciao Anna. Sì, l'ho fatto oggi. Ah, stai bene però, dai. Ha fatto È la terza dose, giusto? la terza, sì. Eccolo, Grande. sei partito Paolo. Queste live, Paolo, devi farle più spesso. Intendo con qualche bella presenza. Ah, intendo con anche la bella presenza Alessandro di... Bianco, è nuovo? Sì, lo vedo Sì, sempre in lavato Facebook. con perlana. Facebook. Dipende Grazie, da lei, caro Alessandro. Alessandro. Comunque, piacere. Tiziana, ti sei Sì. sposata? Sì, a grazie, a voglia, rispondo io per lei. Non vogliono il tampone stasera, scusate la mia tastiera scema. Ah, stasera non vuole. Ok, non lo so. Le tastiere. Può essere. Io ne so qualcosa di tastiere, sempre colpa loro. Che bella la tonalità di Bordeaux che hai in faccia adesso. Ma è vero, ma prima non ce l'avevo. La terza dose, sì. La vorrei fare anch'io, ma devo aspettare. Sai cos'è? Fatta fatta, ti togli il dente.
c'è da fare, Quella meglio della fare. dentina. Ciao anche a Eli, sì, c'è anche Eli. Piacere mio. Chiara, per ora solo un doloretto sul braccio. Ah, quello secondo me ce l'hanno tutti. Forse è l'unica cosa che hanno in comune tutti chi fa il vaccino. Dolore al braccio. Io non lo so perché ancora mi devo vaccinare. So, stai aspettando il Fermi primo, tutti! Non sono Novax, no? No. ma ho avuto Sì. il Covid e poi varie cose che mi hanno fatto un attimino fermare, però sono in procinto di farla. A Manca poco. momenti, a giorni. Sì. Sì. Ciao Gianni, buonasera. Buongiorno. Oddio, Ciao buonasera. Gianni. Visto la luce fuori, buonasera posso dirlo io. È già scuro. Poghetto. E qui piove, forse per quello anche. No, dai, mercoledì ho la terza dose, manca anche che vado dal dentista. Povera Elena, tutto deve fare. Anch'io, Chiara, oggi la terza. Oh, tutti oggi è giorno dei vaccini, Anna. Sì. Solo un dolorino al braccio. Io sono sfigata con il vaccino, avendo meno linfonodi nel giro di un paio d'ore, febbre alta e via. Ah. Io comunque aspetto la decima dose, che mi hanno detto che mi regalano una pizza gratis. Buon Solo la vita. appetito. Solo una pizza, sì, però accontentiamoci, dai. Mastichirti. Anch'io speravo qualcosa di più, ma Una bella donna. La dici decima che dose. bastano i punti? Ce le fanno in front proprio. Paolo, la live dice alle 17, vero? Non lo so, Dici, vediamo. Io che c'è da comincio. fare, Elena? E non so come finire. No, comincio a lavorare alle 5. Ah, lei. Sì, lei sì. Ok. Io comincio, ho un orario di inizio, non ho un orario di fine, quindi. No, Paolo, non farti sentire, se no non ce lo fanno. Ce la fanno fare. Non ce lo fanno fare. Ah, per la pizza Te dici? lo fanno fare. No, Paolo, non farti sentire, se no ce lo Te lo fanno fanno fare. fare. Sì, sembri Quindi non. Lavanoni, Paolo. Incefalano. Incefalo. Incefalano. Non ho capito, Gianni. Tu hai Ha detto capito? così, non farsi sentire, altrimenti ci fanno fare la decima dose. Perché poi tutti vogliono la pizza, capì? Io l'ho detto, la terza dose il 10 dicembre. Io, mamma mia, ma che è oggi? Io l'ho fatto la. Io ho fatto la terza dose il 10 dicembre. Ah, ok. Quindi sei già a posto, Roberta. Ma Elenina l'ha avvisata? Ho scritto nel gruppo, sì. Ah, ok. Ho scritto nel gruppo, ma non so Che se io l'ha non l'ho visto. sentita oggi. Sì, ho visto che gli hai chiesto e ha risposto e basta, solo quello. Le 23. Esatto, oppure decidi. Ti vuole fino Sì, alle però. 23 in live. Ok. Sì, live fino alle. Poi sono io, Vai. che. Sì, stai live fino alle 23 che finisco il turno. È un po' dura, eh? Ho comprato qualcosa che spruzza il profumo, no? Automatico. L'ho messo lì in corridoio, ogni tanto spruzza e ogni Quanti volta. infarti hai avuto? È abbastanza, uno adesso. Però dovrei spegnerlo di notte. Ma tu Ma lo che si devi dice? rispondere. A rispondere? Quando lui spruzza.
Spruzza pure tu, fai una scorreggia. Ma poi hai ragione. Tipo saluto. È vero. Bella fra. Ci provo la prossima volta. Sì, però poi lui la sua funzione non serve per niente, se no. No, che serve, perché tu fai i cattivi odori e lui li copre. Botta di Che bella svolta. coppia. Ciao Tiziana, buon lavoro allora. Ciao. Guarda, guarda che mi prendono in giro, guarda, guarda. Sei Guarda, domani mattina, stiamo ancora qua. Silvia, sembra una parola tedesca, eh? Oddio. Sorpreso. Mamma mia, sta telecamera mi fa una chiattona esagerata. Sono andato su YouTube, Mondovisione. Chi è? Ciao signora Rosanna, giusto? Sì, c'è Ciao! anche papà. Buon anno! Ciao signor Salvatore! Ciao Salvatore, giusto? Sì, giusto, giusto, Salvatore. Tutto bene? Voi? Ah, meno male, grazie a Dio, dai, tutto a posto. Abbiamo le pance piene. Stiamo bene. Che cos'è? Rosanna, non so, c'è una marea di roba. Metti dall'altra parte? Dalla prima pagina? Sì, lì in alto a destra. Aspetta, no. Arrivo. No, qua. Sì, lì fermo così. Ah, ok, è per l'operazione. Ah, gli è arrivato il messaggio. Ci sono i prezzi. I prezzi? Pagato. No, non lo so, dopo lo guardiamo. I prezzi veramente? In una parte c'è 160. 165 € più 88 € più 80 € più 85 € Sì, ma non lo paghi tu, ma Mappeta. paghi l'assicurazione. Ah, non lo so, poi c'è un truc, bra street, Ripetere. Sì, sono tutte informazioni, mamma, sì. Ah, quella è l'anestesia. Ti cambiano sesso. Papà non sarà contento. Ecco, abbiamo fatto tutto il quadretto. Dai, no, tranquilla, non è niente. Ci sentiamo dopo, lo guardiamo. Ciao, un Ciao, bacio. ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Attacco io. Ciao. ma Sì, quanto è dolce, sono troppo, fogli informativi. bellina proprio. Ecco qua, mamma in live. Ah, guarda, ci sto, quanta gente ha scritto. Allora, ciao mamma di Paolo. Ah, questa è Elena che è passata a Facebook. Lampadino. Sì, è sempre Elena Pizza. Lampadino. Ah, ok. Mamma Rosanna e papà Salvatore, adoro. Katta ha scritto buongiorno a tutti. Ah, è quella frase che ha scritto prima Susi. Ciao ai genitori. Tigiano, un buongiorno un po' complicato. Oh, ciao Barbara. Barbara, ciao! Barbara è a Come casa, stai? ovviamente.
Ah, ciao Anna, ti aveva salutato. Ciao. Sei a casa, vero Barbara? Dopo mesi Sì, e mesi. ha dato. Ha dato, sì. Ragazzi, scappo, buon proseguimento. Ciao Gianni. Ciao Gianni, non bere troppo. Basta, ho fame. No, io non ho più fame, tu? No, no. Mamma mia, è incredibile. Quando... A me Fino a non è qua. piaciuto Mamma troppo. mia. Più che troppo, pranzo, cena, poi pranzo, cena. Sempre. Sempre, esatto, sì. Poi Mamma mia. Che noi, schifo. sai, mia mamma cucina tantissimo. A pranzo avanzava un sacco di roba, no? La sera mica mangiavamo quella, no? Faceva tutti i piatti nuovi, il giorno dopo. Quindi dopo 3 giorni c'erano i resti di 4 giorni. Un tour de force. Sì, Mamma poi mia. lei, sai cos'è? Lei mangia poco, mia mamma non mangia quasi niente, ma le piace vedere gli altri mangiare e le piace cucinare. Lei è proprio, come dire, gode Ma nel almeno i vedere. complimenti glieli fate. Sì, tutti. Quelle sono soddisfazioni. No. Ma Andrea come sta? Sta bene. Sì, Sto il bene. suo Sta lavoro. lavorando. Sì, sappiamo com'è il suo lavoro, no? Questi comaschi mangiano tanto. I panzuti. Cos'hai detto? I panzucchi? Panzuti. Ai panzuti, eh. Non c'è crisi da lui, da una parte è meglio così, eh. No, ma Sono anche le qua. crisi di nervi, però. Mamma, Esaurimento. che pazienza che c'ha quell'uomo. Un cammino Non e mica cammino. all'ospedale. Come non 3 mesi. E cammini? mi sembra Stai che ha. Sono facendo fisioterapia, forse? Con l'allena, con le ruote. le Ah, ruote. ruote. Vabbè. Secondo me è stata talmente ferma. No, mi sembra che sia operata alla gamba. Sì, Appunto, appunto, era sta la gamba. ricordando. Non mi ricordo. No, no, era le gambe, sì. Le Una, cose il giorno due. dopo sono ancora più buone, vero Eli? Sì, è vero. Vero, vero. Ma non tutti le mangiano, però, eh. Conosco gente che non mangia la pizza il giorno dopo, che non mangia la pasta il giorno dopo. Io. Sì. E La pizza il giorno dopo no. la pasta, invece? E la pasta la mangio pure di 3 giorni. Cosa Anche impossibile a casa mia perché non resta mai niente. io. Meglio così, meglio che non ci sono avanti. Sì, lo so, sto cominciando a odiare le cucine e la ristorazione. Per il fidanzato, forse. Sì. Mi sembra che neanche a Natale si sono incontrati, neanche per le feste, Ah, purtroppo. no. Sì. Per via del lavoro, appunto, questo lavoro qua. Devo fare Vai, tante Barbara, ce via, sì. Il la farai. peggio è Prenderai più passato. forte di prima. Sì, esatto. Ma parliamo di altro, ecco. È pomeriggio, Non attenzione. si può parlare delle cose zozze No, che si può. tanto ci piacciono. Avanti il giorno dopo. Gli avanzi del giorno prima, gli avanzi del giorno dopo, ho detto. Non ho più sapore, quindi insalata di riso e tiramisù per fare qualche esempio. Sono d'accordissimo. Anche la La lasagna, 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 la sì. parmigiana. Vero. Parmigiana non riesco più a mangiarla, però mi fa troppo male. Mal di È stomaco. perché è fritta. Sarà per quello, dici? Ma date come la fanno? Fanno la doppia frittura a No, casa no, tua. Che no, una volta. La sta frittura mia una volta. suocera che la fa così. Mamma mia. Doppia, Beh, sì. è una bomba. Non la Allora, riesco a mangiare. peggio. No, no, mia mamma una volta, credo, poi mette in forno, Sì. no? Beciamella, sugo. Ma di Sì, la vecchio no. besciamella. Stai dicendo, va.
Non ci va la Besciamella ciotola. nella parmigiana. Non ci va? Mi Paolo. sto sbagliando? Glielo chiedo Per la poi. lasagna. La parmigiana, no. Ah no, hai ragione, ma sì. No, può darsi che la metta, perché mia mamma modifica anche le Ah ricette. sì, vabbè, ci sta la besciamella, va bene su tutto. Però sicuramente mi sbaglio, perché da tanto che non la mangio. Pure uno può andare su Pilat. Con le olive, no, scherzo. Con le olive, vai. Ah, Barbara diventa Invece dei cereali. nonna. Auguri. Diventa nonno. Wow, ma veramente, Barbara, che bello! Non penso sia il primo nipotino, però. O sì? Penso proprio di sì, per dire divento nonna. Sì, infatti. Lo diceva nonna bis, tristo, qui tu qua triste. Ridivento di nonno. A Natale, sì, a Natale lavorava, poi biglietti alle stelle, poi da allora ci sono nuove restrizioni. Comunque ho Ho fame, fame. sempre biglietti. Chissà di cosa. Anche le lasagne sono più buone il giorno dopo, sì. La pizza, ah, la pizza no, cambia sapore. Però cambia sapore, però a me comunque piace lo stesso. Poi dipende dalla pizza, eh. Dipende dalla pizza. Alcune il giorno dopo sembrano quella gomma da masticare, sai, chewing gum. Alcune rimangono Altre più. invece, mattonelle. Sì. Dici pure sì. Pure esatto, tostate. Inzuppiamo nel latte. Sì. Vabbè, qui pizza e cappuccino va, quindi si mischiano tutto Senza lo stomaco. mutande. Paolo Vai prima. senza mutande. Oh. Prima ha affermato che senza mutande, prova a negare di averle. Alzati. Nego, no, ho già fatto vedere i jeans. Alzati. Vuoi vedere? Sì. I Che jeans, dai. domande. Oh, vabbè, ma nei jeans ci sta la mutanda. Vabbè, è È ovvio che c'è la mutanda. quella dell'altra sera, top. Oddio, è vero. L'ho riguardato poi e ho detto, no, ma come fate a mandargli questo video? Bellissimo. Sono Era Capodanno però, no? Non era il tu. Sì, il 31? primo. No, mi sembra che era il primo. Il Ah, il primo? 31, sì, hai ragione. Sono 22 bicchieri di spumante. Guffo. Era Allora, il 31. se ti ubriachi, Paolo, che combini? Pensa se ne avevo bevuti 4. Eh? Ma lo avevi detto da Francesca Senz'anima. No, io questo nego tutto. Ha fatto No, la live. sì, ma non ho detto questo. Se era il 31, forse sì. Ma il vizio di mangiare non l'avete perso, no, mai. Ma quando mai, Barbara, qua non si perde. La doppia frittura, Anna, mi Sempre sa che è una sentito. specialità, solo partenopea. Bombazza. Mamma mia, mamma Eli, una bombazza sì. Aspetta che devo fare una cosa che mi fa troppo ridere. Combina, mo'. No, non preoccupatevi. Sì, divento nonna fra 6 mesi, che bello. Che bello, auguri. Ah, quindi è il primo, giusto, come diceva Anna, sicuramente è il primo. Quindi emozione tripla. Sì, perché mi sembra che la prima figlia ha 21 anni, se non sbaglio. Sono piccolini gli altri. Barbara, il vizio del parlare di mangiare a Paolo, come si fa a toglierle? Non solo di È come il parlare. sesto. Esatto, vanno di pari Giusto? passo. Sì, bravissimo. Ah, certo. Prima si mangia e poi si smaltisce. Sì, o il contrario. Perché a me dopo viene fame. Ah, dopo. Sì, devo sempre mangiare dopo, sì. O Io invece dormo. quando fumavo, Ok. dopo aver fatto Pepe? sesso, mi veniva da fumare. Fumavo, mi piaceva fumare. Ah, beh, questo è classico, lo dicono tutti, non lo so, ma.
vero. Piacevole. Vedrai che il bimbo, bimba che arriverà, ti aiuterà a recuperare anche forza d'animo. E poi devi recuperare anche gambe perché ci devi correre dietro poi quando Bravo, me l'hai detto da bocca. comincia il gatto a camminare. Però Sai ci come vuole. corre? Hai tempo, Barbara, comunque. Certo, niente a che fare con il perizoma di Capodanno. Sì, non era un perizoma, che era, si era un po' ritirato. Era un infraculo. Infrapack. Ne ha 19, oh, 19 anni ha. Ah, Beh, 19, ho ha sbagliato. fatto presto. Eh sì. Sai che penso? Che alla fine fare i figli presto, se tu vuoi veramente figli, è meglio. Io Sì. Io credo. l'ho fatta a 21 anni, però potevo muovermi anche prima, perché a 19 mi sono sposata. Ok. Premono cazzata, vabbè. Se uno veramente lascia fare. Se uno veramente vuole i figli, secondo me, sai, dicono non li faccio presto che mi rovina la gioventù, mi rovina, invece secondo me è il contrario. No, è bellissimo. Io con mia figlia mi trovo benissimo, lo sai, no? Sì, cioè, lo so. Siamo amiche. La tua fotocopia. Vero, Meno male. vero. Meno male, bravo. Confermo, sigaretta anche se si parla dell'era preistorica. Povera Eli. Preistorico. Eli, hai fatto le ragnatele. Del brontosauro. Siamo Sì, in ma due una bella comunque. donna come lei non capisco, eh. Come mai? Cosa c'è di Sono difficile? gli No. uomini che non sono buoni. Dici? Sì. Mi sono distratto. Niente, non mi calcolano. Cercavo una persona. Hai Ho capito già. Tronzetto capito già? che sei. Ragnatele, muffa, eccetera. Beh, ma si possono Mamma sempre mia. spazzolare poi. Tornano allo splendore. Ci dobbiamo passare il mocio. Anche Oppure come si chiama? Lo sura lavandini? Quello no. Con addirittura togliamo il tappo. bella scena. Beh, ma tanto una lo sa prima, no? Si prepara quando capisce che arriverà il momento, no? Fa tutta la rest restauro. Come il nuovo idraulico liquido, eh. Mister Muscolo. Che capo, che capo. Anche da te fa caldo? Mi hanno detto che è No, ho detto Sicilia. che testa. Che Ah, che testo, ho capito che caldo. capo, Che che caldo. capo, che capo. Che testa di cazzo, questo volevo intendere. Ecco, questo è più chiaro. Bravo. Vi saluta Laura B, l'ho appena sentita per WhatsApp ed è fuori casa purtroppo. Ah, Ciao Riccardo. Laura. Sì, so che lavora di giorno, sì. Lavora. A me non manca poco, eh. Qualche settimana Vabbè. se ricomincia il tram tram. Tutte le cose che hai dovuto fare, era meglio andare a lavorare. Era meglio lavorare, dice. Sì, diciamo, sono stati un po' mesi turbolenti, sì. Però dai, si fa con piacere. Ma sì, che poi comunque sei a casa, che fai? Sì, infatti. Quello è vero. Ah, pensa che da metà ottobre sono a casa, mamma mia. Però comunque vuole, eh? Comunque vuole. Sì, per fortuna. Sì.
Sono anche Mamma mia. contento poi di ricominciare quando arriva il Sì, tempo, sì. almeno hai da fare, sei distratto, fai una chiacchiera, Sì, vedi esatto. gente. Sai cos'è? Poi quando lavori hai quel pensiero che devi lavorare, devi andare a lavorare e Sì. poi torni a casa sei tranquillo. Sì. Sai che devi fare quello, ti metti la tua sveglia, ti fai le tue 26 ore di 14 ore lavoro, prima. 14 ore prima, no, due ore Sì, ma basta. pure io so così. Paolo, dai, che appena riprendi gelateria ti riposi. Forse è vero, vedi? Soprattutto all'inizio, dipende dal tempo. Potrebbe essere un quasi riposo. Ciao Ciao, Francesca, buonasera. schiatti! Buongiorno. Riprendi a febbraio a lavorare? Sì, fine febbraio, credo, sì. Yes, Tom. Fine febbraio. Se fa bel tempo, ci spaccano i maroni. I maroni. Sì, i primi soli impazziscono. Qui si lavora più a febbraio-marzo che a, che ne so, agosto. Perché passato l'inverno hanno voglia di uscire, sai. Sono come gli Hanno la orsi, hanno mancanza. bisogno, sì. Ti Ma manca puoi leccare. capire, qui sai com'è il tempo. Vi manca? Cosa hai detto? Gli manca leccare. Sì, ti manca. D'inverno non leccano. Lescano. Sì, Li vedi lì tutti con la lingua di fuori a aspettare. Madonna. La gelatina. Elena ride. Sei sola sola? io. Hm? No, no, no. Ah, chi c'è? Chi c'è? C'è tuo C'è figlio? il mio amante. Ah, Sì. bene. C'è mia figlia. Sta Il collo di Ivana è buonissimo. studiando. Sta studiando, ok. Ma ha ripreso la scuola? Elena, se vogliamo dirla tutta, il cone è buono in tutti i In tutte le stagioni. momenti. Ma forse lei lo apprezza più d'inverno. Bello fresco. Oh. Anna, ma quanto sei bella? Ha Sai, grazie, schiatti. Sì. ragione. Ma io te lo dico. No, io mi vergogno. Ma siamo in famiglia, non ci vede nessuno. No. No, è a Ah, Roma dalla ok. mamma. No, è a Roma dalla mamma a fare delle commissioni. Sì. Laura. Ah, ok. Ah, pensavo lavorasse. Ah, ma la scuola è cominciata da voi, no? Dopo No, l'Epifania? no, sta. C'hanno i compiti. Mi Ah, ok, hanno sono dato i compiti. compiti, sì. Che palle. Compiti delle vacanze, i famosi Sì, compiti perché delle appena vacanze. rientrano, patabang! Sì. Partono con le interrogazioni, i Ok, ma c'è compiti in tutta una classe. settimana, no? Eh? Ormai lunedì 10 rientrano, Il 10, sì. no? Come qua. Vediamo. Ah, no, beh, ovvio, ovvio. Questa è una Perché i casi settimana. qua stanno salendo proprio all'impazzata. Seguo, lo so. Sì, oggi, Yes, Elena. oggi. Esatto, sono d'accordo con tutto l'anno e via. Anche Elena fa molta pausa, però. Wow, stavo. Vedevo che continuassi la frase con anche Elena fa tanta com'è? Fa tanta. Pausa, pausa. Pausa Dal dal cono. pisello, Sì, puoi dirlo. ma che palle, Ma Elena. Ti devi fare l'amante. Tanto lui non lo verrà mai a sapere. Sta lontano. Perché mica sai puoi com'è? fare la ragnatela tu, Proprio in quel momento lui arriva. È così, come Eppure nel dici? frattempo arriva lei. Quello è vero. È un uomo dell'est, si conserva bene congelato. Quello sì. Calippo. Ciao Ti Silvia, saluto. buona serata. Ciao Silvia, ciao.
confondete con questi nomi. Che progetti avete per il 2022? Meglio che Io non te lo ne dico. ho uno. Non fare Dimmelo. progetti, non farli. Bravo. È Esatto. la cosa migliore, vedrai. Invece Non vengono, non riescono mai sti progetti di cacca. se non Quando li programmi progetti. nulla, vivi così Bravo. tranquillo, arriva tutto Devi fare il come me. Vivi alla giornata. Io Sì. È vero, sono un sono. paio d'anni che me ne fotto di tutto, di tutti. Si Fa campa bene. bene. Calippo alla fragola. Quando ci riesci, va bene. Quindi, Non tutti ci riescono. calippo alla fragola. Non l'ho mai assaggiato alla fragola. Ma No, ma secondo tu me stai parlando. è una creazione sua questa, secondo Mi me. sa che il calippo con il preservativo alla fragola. Oppure è immerso nelle Perché fragole. calippo mi sembra che è Coca-Cola. Limone, Esiste. possibile. Io non l'ho mai mangiato. Limone è. Non mi Alla piace. fragola mai mangiato? Non mi piace i ghiaccioli in generale. Preferisco i gusti più caldi. Tu? C'è più Tipo che la crema, sì. il Non esagerare. Magnum. Sì. Oppure col cioccolato, sì. No, invece a me Ghiaccioli. piacciono. Gelato Quelli alla frutta, freschi. pochissimo. Il Magnum bianco. Quella le... Ah no, non mi piace il bianco perché è troppo dolce. A me le cose troppo dolci non Ah, piacciono. ok. Sì, però sai, ogni tanto, sai, fai lo sgarro e lo fai Quella le con. mandorle mi piace. Ho mangiato anche quello, ma non è. Non mi piace. Facciamo cambio allora, Paolo. Ecco, se tu ne hai uno di quello, ti do uno bianco. Progetti per il 2022: sopravvivere senza nessun omicidio. Non ce la fai, Elena, te lo dico già. Farsi arrestare. Non farsi arrestare, ce la puoi fare. Mangiare una Alla parmigiana. parmigiana. Sì, questa sì. Rivedere mio Senza preservativo fidanzato. meglio, brava. Beh, sì, se è il tuo fidanzato puoi farlo. Se no, mi raccomando, non fate i monelli. Mascherina. Dappertutto. La mascherina all'uccello, Paolo. Quella di plastica. No, di sì, silicone, cosa sono fatti? Di silicone. Lattice. Ah, lattice, lattice. Non me ne intendo, io non ne faccio uso perché non faccio sesso. Anco io. Noi siamo asessuati per colpa degli altri. Non è una decisione nostra, vero? Se no, No, no. Bologna. Amo. È passata Noemi. Ah, salutala. Ti saluta Paolo, Noemi. Salutalo. Anche io li odio. Ma io Li forse ho odio. trovato la soluzione, perché le ho comprate un bel po', c'hanno una cosa nel naso, tipo un, come si chiama? No, Sperno. una cosa Sperno. morbida, c'è un nome, non mi viene. Una gomma piuma. Ah, sì. Sì, praticamente respiri un po' di più, nonostante siano chiuse, e non ti soffoca tanto. Forse la Ah, svolta. ok. Adesso metto su una ditta di. Di mascherina. No, speriamo, perché sennò è impossibile. Impossibile. Sì, no, non la sopporto quella. Sai, un conto se la usi 10 minuti, ma se vai già in un negozio Sì. che ne gira un po' di più. Ma sai, a me viene il mal di testa subito. Sì, a me Pure con manca il. quella di stoffa, diciamo, Ah, no? Viene quella subito. chirurgica? No, Sì. quella No, adesso. quella di stoffa, quella normale. Ah, no, di stoffa no, mi sono Da fastidiato. te non si può usare, lo so. Però quelle chirurgiche, proprio leggere, leggere, le uso al lavoro anche ore, non. No, a me viene mal di testa, subito proprio. Sì, purtroppo. Perché non sono abituato, che non esco quasi mai. Anche quello, l'abitudine, se le usi poco, quel poche volte che le usi è ancora peggio, sì. Sì. Mettetela a casa, ti abitui. Col cazzo, Paolo, siamo. Sì, diciamo.
No, meno a Sogno casa con te. si sta liberi, sì. Oggi sui mezzi metà gente ancora solo con la mascherina chirurgica, assurdo. Nessuno controlla, eh. Io mi metto anche nei panni di chi controlla, è difficile, eh. Nelle grandi città poi non è facile, eh. Cioè per chi deve fare i controlli. Sta la Sì. gente Uè, poi. Quello è. Renata! Ciao! Buongiorno. Ciao, Renata! E che sono arrivato a costare anche 2 euro, la gente si è stancata di pagare per respirare. Qui, grazie a Dio, 50 centesimi le trovi al supermercato. Ma pure i tamponi da voi costano proprio poco. Sì, no, i farmacie li fanno gratuiti, eh. Ah, figurati. Se no, quello in farmacia, sai, che fai tu a casa, 3 euro, cioè, beh, 4 euro, to. Figurati. Perché Qua no. poi ho letto in Italia 15 euro, no, assurdo. 15, sì, 10, 15. Tutto È una spesa bene, insostenibile. Renata? Come stai? Renatina. Renata la vedo sempre più spigliata. È vero? Un po' come me, i Eh sì, primi ma video come te, ero. bravo. È vero? Ne parlavamo l'altro giorno. All'inizio ero un timidone. No, ancora, sono ancora, però. Diciamo un po' più sciolto, lo so. E YouTube fa bene. Allora, altro che psicologi. Aprite un canale YouTube, sparate due cacate. No, dai, perché ti butti così tu? No, no, è una battuta, no. Fa bene, è bello. Abbastanza bene, grazie. C'è qualcuno nuovo? Liliana Mimmo. Ciao, buongiorno. O buonasera. No, forse l'ho già vista, Liliana. Ti ricordi tu? No. No. Ciao Liliana. A me va bene perché ho sempre usato FFP2, per cui la. Per cui già le avevo, poi idem esco poco. Ah, le avevi perché. Vabbè, sono sempre una protezione. Immunodepressi le usavano già. Dov'è Renata che non la vedo? Ah, Eli sta Era su scrivendo. Facebook, amo. Sì, qui sta scrivendo su Facebook, vedi? Oggi ho collegato anche a Facebook. Ne ho viste oggi in farmacia 1 euro, mentre su Amazon prezzi raddoppiati. Come sempre approfittano di tutto. Normale, anche qua all'inizio. Ti vedo rilassata, Anna, ti trovo bene. Sì, proprio come addormento. Non No, rilassarti sto troppo, allora. scherzando. Sì, sto rilassata. Era all'inizio che stavo un po' tesa. No, però le live rilassano, adesso, a parte anch'io che le Sì. faccio, se non sto attento mi abbiocco. No, no, è proprio Vabbè. rilassante, non leggere i commenti. C'ho ancora sto cacchio di mal di schiena che, mamma mia, non ce la Oh, faccio più, te lo giuro. ti Ce credo, la faccio. io l'ho Mamma, passato. l'altro giorno mi ha dato un cerotto da mettere, no? L'ho messo. Poi mi sono fatta la doccia, credevo che andava tolto, invece mi ha detto che lo dovevo tenere una settimana. Ho detto, Anche la vabbè. doccia non va via. Ok. No, infatti non l'ho riuscito a togliere. Oddio. Ho detto, ma che è Non sto coso? puoi riattaccarlo, Eh? ovviamente. Non puoi più riattaccarlo quello lì. No, no. No. Ma ti faceva bene? Sì, ho trovato sollievo, l'ho messo sulla destra, che mi faceva male di più sulla destra, però Sì. poi mi faceva male di più sulla sinistra. Ho detto, Oddio. vabbè, qua devo tappezzare con i cerotti. Ma secondo me un po' si spande, no? Cosa? Non lo so, perché poi l'ho messo la sera, nel pomeriggio ho fatto la doccia e l'ho tolto, non lo so poi. Come funzionava, boh. Ti immagino con tutti i cerotti addosso. Sì,
Lì si è rottata. in giro, un altro qua. Sì, ma guarda, mal di schiena l'ho passato, quando l'hai passato capisci Ma più o quando hai meno. trovato il 100 euro a terra? No. Un attimo. Il volo d'angelo, potopom. Oddio. Ah no, quello lì è stato un dolorino, io parlo di altri momenti. Ah, Io ok. Non ci facciamo mancare nulla, Paolo. veramente, non ci arriviamo mai, cosa ho detto, no? Questo cos'è? Io ho sempre usato. Ah, con sopra la chirurgica e guanti monouso. Ah, Quando guanti! esce, quando va a fare Doppia, la spesa, mamma mia, peggio ancora. Il mio compagno, hanno risposto. nonostante la mascherina, no, sì, no, non è, lo so, nonostante la mascherina. Il mio compagno, nonostante la mascherina, che cosa? È positivo. Ah, ok. Sì, forse ha dimenticato la. Non l'ha scritto. Non lo so, mi sono perso. Oh, allo, Mohamed. A E a voi? badere Paolo. A vedere. Sì, un saluto che c'è. A badere. Guten Tag. Guten Tag. Hai imparato qualcosa di Guten tedesco? Tag. Quindi pack. Ma Paolo, ma tu me le tiri, ah? Paolo, sono già 2 ore di là. No, sono le 1 ora e 4:20. 22. No, erano le 3 passate. È 1 ora e 22, giusto? Bravo, Sto c'è scritto dicendo là appunto. sopra. Oddio, mi dispiace. Molto grave, cazzarola. Sapevo, ma non pensavo così grave. Wow, mi dispiace. Forza, forza. No, no. Anche io ho sentito mio fratello oggi, sono. Come sta? Lui è. Allora, non è negativo, però questo indice di contagiosità praticamente basso, quindi tra virgolette libero. E questa cosa, come mi hanno detto qua in Germania, che in Italia sono rimasti tutti un po' così, cioè, nel senso positivo ma non contagioso, una cosa del genere, Capito. no? Invece mia nipote ci vuole ancora un po', quindi. Ma lui ha detto: guarda, approfitto, rimango una settimana in più qua. Non è che era così dispiaciuto, più che altro la scuola, ma perde una settimana, pazienza, no? Stanno bene Certo però che lì. tuo fratello ha una fortuna pazzesca, eh. Sì. Andò, venne in Italia, si ruppe il Sì. piede. E Glielo ho invece si detto. sta a casa, è andato in Brasile. La Patapang, il Covid. Ma che prossima vacanza cazzo? ci penserà 2 o 10 volte. Deve andare a piede a Lourdes. Quel famoso pulmino che volevamo fare, Paolo, ti ricordi? Ah, c'è posto per tutti. L'ho saputo questa Madonna, mattina. speriamo bene, schiatti. Dai, che ce la farò. Andrà tutto bene. Sta parola però, sta frase mi ha rotto proprio le Mamma mia, sì. palle. Però ti viene da dire, è giusto, eh? Sì, andrà Però, tutto bene. incredibile. Devo scegliere se saltare la merenda o restare qua. Quasi quasi che ho salto il lavoro. Quella, Brava. fai così, fai così. Fai così. Un Sì, bacio, schiatti. siamo tutti con te. E poi la chiamo Schiatti, mi piace. Mi spiace, sì, Francesca. è È bello. carino, Schiatti. Sì. È un bel nick. Cioè, l'ora della merenda è. Però ho mangiato tardi oggi, sai? Ho mangiato tardi, quindi non ho fame. Se no mi viene un languorino a quest'ora. Praticamente era l'una e No, a mezza. me no. No? No.
Ma tu Il salti anche il pomeriggio pranzo, no, mai. vero? Lo salti il Eh? pranzo, tu salti il pranzo tranquillamente, a volte. A volte sì. O la cena, Pranzo, la comunque. cena, dipende, sì. Se mangio troppo a pranzo, salto la cena. Sì. Se la sera prima ho mangiato troppo, Ciao salto il Roberta. pranzo. Ciao Buona serata. Roberta. Roberta Dolce. Mi dispiace davvero tanto. Ok, voi per merenda, ma il calendario con Mirko per quando è previsto? Ah, sì, allora, metà mese? Metà mese. Ecco alcuni risultati. Ci sei tu. Ha sentito ogni tanto Ma è sente, Alexa. no, è Google del telefono. Ah, Google, ok. ogni tanto la sento. Ci spiano, Anna, ci spiano. Sei di Roma, Anna? Chiede, no, Renata. Renata, non si sente che sono di Roma. Sono una romanaccia. Una romanaccia di Salerno. No, tesoro, sono di Salerno. Sono campana. Din don, dice. Sono campano. No. Mamma mia, che bei posti. Cioè, dove stai tu? Dove state tu? Ma l'Italia è bella, tutta bella. Non Io la conosco poco. la conosco proprio. Tu non la conosci? Io di Nano, ma Sono pochettino, però veramente dovrei conoscerla di più. Tutto, tutto. Puoi dire, guarda, Eli, Palermo, Sicilia, cioè. bella. Dove si mangia bene, però è il sud, secondo me. Infatti ieri sera ci pensavo. Oi, Elenina! Ciao tesoro! Anna, complimenti, sei sempre più bella. Oh, grazie, Chiara. Di Mia nipote, Salerno, da amico. d'amica. Ah! Salerno. È in vacanza. Prego, In vacanza, sicuro. Francesca, È figurati. di che? Ah, sta andando via Elena. Scappo, devo mangiare prima del lavoro. Ciao Anna, Eli, eccetera, e bentornato Shur, direttore del canale Paolo Channel. A presto, buon Ciao lavoro. Elena, buon lavoro. Ti Ciao. saluto con un rutto. Wow. No, no, è l'acqua, è l'acqua. Io Anna, che rutto stiamo po'. facendo? Eh? Un Hai rutto visto, limone. tesoro? Un rutto, i rutti si devono fare. Sì, però E non mi direi in diretta, ma c'è qualcuno che lo fa. No, vabbè, sì. io questo problema del singhiozzo, io parlo, parlo e mi viene singhiozzo. Poi nei video, mamma mia. Invece mi capita che verso le No? 6, le 7 di sera mi Attenta, cosa? arriva da sbadigliare. Sbadiglio, ma in continuazione per un'oretta. Sì. Io sbadiglio dopo i pasti, sai, dopo che mangi, dopo pranzo, dopo cena, Vabbè, quello è mi l'abbiocco. cala, sì, l'abbiocco. A volte è proprio comatoso, è proprio... Cioè, ma... Sì, mi è capitato l'altro giorno, mi sono messo nel divano morto. Ma, ti giuro, 30 secondi. E poi quando ti è capitato che non ti riesci a svegliare? Che sei sveglio ma non riesci a muoverti, no? Ah Sei sì, talmente... ma quella è la paralisi del sonno, no? Sì, si chiama così. Sì, strano, Ma che ti vuoi svegliare? Non riesci. A no? me è Sì, però capitato secondo che me... mentre che dormivo Sì. sognavo e non riuscivo ad urlare, non riuscivo a chiamare, che Allora... ne so, mio marito oppure mia figlia, non riuscivo. E questa è la paralisi del sonno. E dicono che ti viene quando sei stressata. Ah, ok. Sì, tipo che Stressato. nel divano con la TV accesa, sento la TV, sono sveglio, sento la TV, Ah, vedo la quindi. luce,
Allora no, non è quel. è una cosa strana, sì. E non riesci a Ok. svegliarti, sei talmente ancora. Ne Perché c'hai dormi sonno? meglio. Sì, stranissimo. Ho già letto Eli, mi è venuto da ridere. Aspetta che lo metto qua. Con i tutti abbiamo. Ogni tanto lo riguardo. Sì, ma io ogni volta che penso ai Rutti penso a lui, cioè il mio pensiero va direttamente a lui. No, mitico. Sì. Che Bellissimo. Ti ho ridere. sentito? No! Però il video della cotoletta, guarda, quello è un Bellissimo. antidepressivo, veramente. Non prendo le pillole, guardo il video suo. I Cioè, video quello. di Andre. No, Ma lui è un veramente. mito. Lui è mitico. No, È troppo. troppo forte. Bellissimo. Lo saluto. Ciao, amore mio. Ciao Andrea, E tanto ci ciao, riguarda. Marilu. Anche Marilu, sì. Noi abbiamo questi lunghi periodi che non riusciamo mai a stare tutti insieme in live. Però dai, Vabbè, a quest'ora ci sta. sì. No, ma anche di sera, sai, o tu non c'eri o Mary non c'era, sai, Sì, in lavorava. estate sì, perché Sì. e vado in estate. Ecco, op, ti hai sentito. Sentito? Comunque, secondo me, adesso finirà poi la live tra un po', poi la gente la riguarderà, secondo me ti dovrò dare una percentuale perché sarà un botto di Sicuro, visual. guarda. Dai, ti do la metà, ti do 1 euro. Vediamo YouTube che tirchio. Tischione. Sono contentissimo, non è il mio scopo. Sì, ma infatti. Solo, è puro divertimento. Bravo. Sì, ma veramente, lo dico spesso, ma sembra che così, ma è veramente così. Ma chi ti conosce lo sa. Sì, infatti. Lo dico sempre quanto guadagno, 2.500 euro, ma però sono spiccioli, no? Perché sono sempre in vacanza? Perché questo. Bravo, bravo. Glielo puoi dire a Marco che non vai a lavorare più? No, Volevo invece dire no, devi prendere lo stipendio e devi prendere pure i soldi di YouTube. Come sei avido. stare basso, no? Faccio finta, no? Ho bisogno di lavorare, sai. Tra poco sei zio Paperone, diventi. Non sono buona a ruttare, devo imparare. Ah, bevi cosa gasata. La Coca-Cola funziona. Se non funziona quella, schiattina. Ne ho bevuta un po' per fare i brindisi a. No, per fare A Capodanno. l'aperitivo in 31, no? Tutti già bevevano il bicchierino, sai. Io ho bevuto un po' di Coca-Cola dopo tanto tempo. Hai fatto il rutto libero. Oh, divorzio. Oh, tutti si sono girati. Non bevo bibite, sono contraria. No, il bra fa bene, però c'è l'acqua gasata, magari. Cin cin, Renata, cin cin. Prost. Renata la vedo molto di Re. compagnia. Cioè, quando in un gruppo la vedo molto di compagnia. Sì. Ti Una di quelle che si riesce a. Ti diverti. diverti, sì. Nel Anche gruppo, questo. secondo me. La vedo così, sì. Anche perché sembra tutta così tranquilla, sai. Un po' Sì. come me. Poi quando si Ma nel scatena. nostro gruppo, Paolo, è difficile non stare in allegria, perché là. Cioè io Sì. mi immagino, mi sono sempre immaginata noi quattro, noi cinque, Sì. insieme, che possiamo combinare? Cioè, boh, una Vero. cosa assurda. Ma io sempre. Poi chi viene, si diverte sicuramente. Esatto. Io sempre. Ogni posto che vado, ogni situazione, io penso a noi. Cioè, se ce la fate Sì, voi. pure io. È incredibile. Vero. Bello.
Chissà che ci incontreremo un giorno. Sì, figurati, abbiamo tempo. Che poi si è creata questa amicizia che comunque è molto forte, anche se non ci vediamo. Ed è fortissima, figurati se ci vediamo. Sì. O crolla quando ci vediamo, No, non oppure... credo proprio. Non ci Ah, ok. abbatte niente, Paolo. Anche se c'è Vediamo da qualcuno. qui il giorno dopo. Ma chi ti conosce? Niente Sì, bibite, niente zuccheri. Brava, Franci. Sì, sì. Ma anch'io lo stesso, voi lo sapete. che Anche lo poi quando... Cola Light, facevo il mukbang a volte con la... Non compro neanche più quella, no. E poi più ne Dipende. mangi oppure più ne bevi, ti Sì. porta proprio a volerne sempre di più. Infatti in questi giorni ho fatto proprio schifo. Ma sì, ma ci sta. Non bevo. Spumante, birra, vino, Sì. le caramelle, i cioccolatini, ho mangiato di tutto. E non ho Sì. No, mangiato un po' di panettone. Né panettone né pandoro. no, io Beh. l'ho mangiato. Non lo amo tanto, però in questi giorni sì. Mi Sì. piace tanto a me, però. Ah, sì, stavo dicendo, un berrutto Un berrutto, un è berrutto. liberatorio. Sì. Io mi sentirei male forza di ridere, ci Sì. Le credo. guance. E quando a me mancano tantissimo quelle chat di notte che facevamo dopo la live. Dopo le live, Mamma, ma veramente bellissime. abbiamo fatto Mi una facevano male le mascelle a ridere, qua proprio c'avevo un dolore atroce. danno Danno a stupazione. sì, Sì. è vero, è lo zucchero, Sì. è una cosa scientifica. Ma ti giuro, ho mangiato buste di caramelle. Pure Sì. i Mikado non li mangiavo da tanti anni. Come ho iniziato a mangiarli? Ho fatto una strada. Mamma. E sono diabetica, eh. Cioè, non me ne sono fregata proprio. Sì. Ma sai Non che l'ho no? misurato il diabete. Dico noi perché siamo amici di diabete. Sì. Ci sono dei gruppi Facebook amici di diabete. Quando, anche noi abbiamo cali di zucchero più degli altri, no? E Sì. lì che il corpo ti chiede proprio il dolce, proprio il mangiare il Sì, dolce. sì, sì, sì. Vabbè, Quindi noi abbiamo questa voglia di... quando ti chiede di mangiare il dolce, tu mangi una cosettina così, vabbè, non fa niente. Però che mangi, mangi, non va Sì. bene. Buona serata. Ciao Alessandro, vedo che sei milanista. Forza Ah, è Milan! vero. Lo sono anch'io. Cioccolatini Lindt, mica puoi lasciarli là, Anna. Cazzarola, è lì, sono stati una 15-20 giorni nella dispensa, non li toccavo. Come li ho aperti? Bong. È così. E L'hai poi a me aperto. piace il cioccolato fondente, ho mangiato quelli fondente in una maniera proprio esagerata. A differenza mia, a me Non non ti piace il piace. fondente? No, a me No, assai proprio. se proprio non è bianco, ma tipo al latte, già quello un pochino più scuro, non lo mangio No, a quello. me quello Bianco. bianco non lo riesco proprio a mangiare, non mi piace. Mi piace, Anna? Non sapevo. Ormai sono 5 anni schiatti che mi curo. Quest'anno faranno sei. Saranno 6 anni. Forse anch'io lo sai, anch'io ho 5-6 Ah, anni, sì? non so esattamente, non Avevo però. 33 anni quando l'ho scoperto. Madonna, mese prossimo è il mio compleanno, no! Devi dire che giorno è così non mi dimentico. Lo sì, sai? come? No, lo sai già che se mi dimentico. No? Ti dimentichi, ti bastono. Eli, te lo chiedo a Il te. 9 febbraio. Aspetta che lo scrivo. 9 febbraio? Sì, vero, Franci, però il mio è Sì, 2. quello di tipo 2. Lo curo con la pilloletta e sto bene, non faccio insulina, Ah, fortunatamente. tu la prendi la pastiglia, Anna? Sì, prendo la metformina, Ah, io solo avevo quella, sentito. però solo la mattina e la sera. Sì. Prima la prendevo 3 volte al giorno, poi la dottoressa me l'ha tolta perché sto Ah, bene. no, E io mi disse che se perdevo qualche chiletto me la toglieva proprio, perché cioè quando faccio i prelievi, i certo. controlli, mi dice che sto bene, escono bene
le analisi. Ah, Quindi, ma quindi smetti e la riprendi o non l'hai mai smesso? no, per adesso non ho mai smesso. Ah, ok. Tutti i cinque Cioè, anni? all'inizio io facevo Sì. una siringa sulla pancia una volta a settimana. E quella Ok. mi ha portato a dimagrire di brutto, proprio che non riuscivo a mangiare, mi portava molto, molta nausea. Ok. E pure la pizza non la riuscivo a mangiare, proprio la pizza che io la amo, non la Sì. riuscivo a mangiare. E mi fece dimagrire di botto. Poi non. Scesi i valori subito, no? Come Sì, sono scesi. Però comunque dovevo prendere pure la metformina 3 volte al giorno. me. Ho capito, ho capito. Poi non ce l'ho fatta più a farla. E prendevo solo le pillole. La dottoressa disse che potevo stare pure solo con queste pillole. Ti E poi mi bastavano. ha tolto la pillola, diciamo, ad ora di pranzo. Ah, Perché meno sto male, hai bene. ridotto Sì, una pure in meno sì. Sì. praticamente. No, io l'ho presa 8 mesi. Poi Ah, poco. come è sceso il peso, sono tornato. Anzi, addirittura quando ero 15 kg fa, avevo Sì. valori cioè, Al più di bassi di sotto. una persona normale, che andava benissimo, incredibile. Cioè, dal valore 13 sono andato al valore 4,5. No, figurati. L'ultimo controllo era vicino al 6 e mi ha Pure detto io. Ah, perché ho stai abusato, perciò. attento Lo so quello che ho combinato, perciò faccio il mia colpa, mia colpa. adesso ce l'ho la prossima settimana, quindi addio. Brava, Vabbè, sì. boh. Ci rimettiamo in Altro linea. che ciliegie, brava, Eli, mamma mia. Ecco, questo secondo me è il mio cioccolato. Bianco con le nocciole. No, ti ripeto, il bianco non lo riesco proprio a mangiare perché è troppo dolce. A me Sì, le ti piace. cose Io dolci dolci mi nauseano. sono dolce dolce, non ti piace? Oh, ti mangio tutto. Mi piace il fondente, ovvio che sì. No, io no, io preferisco non mangiarlo. Se mi offrono il fondente, no. Io sì. Se mi offrono il fondente di bacio. Mia mamma ha cioccolato fondente, cose cioè acide, tipo limonate, limone, aceto, queste cose qui amare e acide. No, io no. Buone, buone. Però dicono che fanno bene. Quindi adesso Ma ho detto stop. tutti voglia di cioccolato. Io non ne ho a casa, grazie a Dio. No, io ce l'ho, però non li vado a prendere. E vede mio Bravo. marito ieri che mi ha portato. Ha detto, Sì. questa è la Befana. Si è anticipato. Ha detto, Ah, prendi sta roba e portatela perché sennò ti picchio. Basta, non ne voglio più. o sei forte. Se no, un Sì. momento di Ma c'è una demolizione. busta piena, una busta proprio quella là per la spesa piena. Ok. Kinder Bueno, tronchi, Mamma. mi cado, Che buongiorno. che più? Le buste di caramelle, non ti Sì. dico, proprio di tutto. Ho detto, non ne voglio vedere più. porta via tutto. No, 99%. A bagnomaria lo diluisco con il burro di arachidi e aggiungo dolcificante. Ok, fa un cioccolato lei? Però secondo me è così, però a te non piace, non piacerebbe. No, troppo amaro, No, proprio se aggiunge dolcificante e burro cacao, poi e mi è diventa un passata già la voglia di cioccolata così. La devo prendere allora. 99% è forte. 70%, vero? Forse riesci a No, mangiarlo. fino a 80 l'ho mangiato. Ah, ok. Però comunque Oltre azzucchero no, non è, l'ho no? provato quello 99, è proprio amaro. Sì, io ho provato Cosa? le bacche di cacao pure. Mamma mia, che schifo. Sono andato convinto, no? Sono arrivato in una box, degusta box. Sicuramente andavano utilizzate in qualche altro modo, però io l'ho provate. Mamma mia.
È come mangiare chicchi di caffè, stessa cosa. Brutti, non mi piacciono, manco a me. No. Ecco Chiaretta. E come di nuovo. Dove eri andata? Chiara, Viene sei andata a fare la dolcissimo. cacca? Come fa a essere forte con il burro di cacao? Come fa a essere Non lo so. forte? No, beh, io parlavo del dolcificante, magari che lo faceva dolce, no? E il burro di cacao si compra? Mai visto. Io lo conosco solo quello per le labbra. Io sì, non penso utilizzi quello. Quello sì, è vero. Chiara, come ti senti? È andata a fare una tisana. Io pigro come sono, non me la sono mai fatta. Sai che ho comprato tutto Detto già. che le fa male solo il braccio, adesso. Il braccio è a tutti, sì. Ho detto pigro come sono, non mi sono mai fatto una tisana. Ho comprato l'infusore, ho comprato il tè freddo, niente, mai fatta. Hai Sono proprio tutto l'ambaradan, però te troppo lo fai. pigro. Per scaldare un po' È d'acqua pigro. e metterla. Mi piacciono, ma sono così. Troppo pigrone. Cioccolateria. Cioccolateria. Lo vendono in cioccolateria, ha detto. Ah, ok, ah, rispondeva alla mia domanda. Ok, Sì. non lo sapevo, non lo sapevo. È il puro descacaos. Andrò a comprarlo. Si può utilizzare in altri modi. Metti tipo vasellina. Esperimenti. Ah, lo vendono lì, grazie, Francesca. Non siamo maliziosi noi. No, manco un po'. Lo uso anche nelle torte o nei biscotti? Ah, ok, sì. È un, ma tipo un ammorbidente? Cioè, detto così, Sì, che fa magari... le No, che magari è qualcosa più morbido. Oh, qua è buio lavatrici. No, ma pesto, secondo me è tipo dolcificante, se ho capito bene, boh. Non ho capito che hai detto, Paolo. non mi ricordo. No, no, del burro di cacao che è Che qualcosa fa che freddo. rende morbido le cose, questo volevo dire. Paolo, ti Scusate. lascio un attimo, chiudo un attimo il balcone, le finestre perché c'ho freddo. Mi sto ghiacciando. Vai, vai. Solo diventi un Arrivo. calippo. Bravi. E poi sono da ciucciare. Ciao Renata, Arrivo. alla prossima. Ciao. Ciao Renata, ciao, un bacio, salutaci mamma. Ciobar, In tutto questo sto questo? preparando il ciobar, brava Elena, Brava, rigorosamente con la contando. panna, Visto, noi parliamo e lei... golosona, golosona, hai capito? Noi parliamo e lei agisce. È buono ma molto costoso, immagino, il burro cacao sì, costoso. Il burro di cacao è duro? Ah, è duro, schiattina, ma io immagino sempre il burro cacao che usiamo nelle labbra che mi dà un senso di morbido, ok? Allora, rimangio quello che ho detto. Rimangio quello che ho detto. Ciao Renata. Beh, mi dava un senso di morbidezza. Mi sono sbagliato. Io mi distraggo sempre con i messaggi. Ma voi pomeriggio di solito cosa fate? Visto che adesso sono in un orario così strano. Ma è per me, ma è per i bimbi. Sì, certo. E per i bimbi, va bene, ci crediamo.
16 e anche per i bimbi, allora. Anna è andata a chiudere le finestre perché aveva freddo. Aveva Eccomi qua. freddo. Ah, eccoti, già ti cercavano. Mi si è ghiacciata la baggiana. Hai bisogno di dare, diciamo niente, Suona il calippo. no? Qualcosa di caldo, ho È caldo però, eh. detto. È tornata, è tornata. Sono qui. Oh, mi sto rilassando, Paolo, proprio, che bello. ti ho detto, è vero, è Oh, rilassante. sì. Mi piace. Peccato che poi non posso entrare sempre. Te lo sai, no? La sera La sarebbe bello. sera c'è il lupo nero. Ah. Lo so. Sì, però io voglio Eli. Voglio Eli. Perché non potrebbe entrare adesso? Eli, aspetta la cioccolata. Sembra la molla. No, ah, prima tu non l'hai letta. Ha detto Ma che è cos'è per i che bimbi. tortura? È È per i per i bimbi. bimbi. La scusa. Poi Non ci credo, io gliel'ho detto. la vedi con il dito che lecca pure la scodella. Qui fanno la cioccolata calda nei locali, liquida, no? Tipo Nesquik. Allora mia zia, siamo andati a bere qualcosa, l'ha presa, ci è rimasta malissimo. E tua zia, purtroppo, questa è la cioccolata tedesca, cioccolata calda dei tedeschi. Un Come la Nesquik, bevi no? poi vai in bagno. No. Sì, anche, ovvio, sì. Era Ciao proprio acqua. Francesca, un bacione. Ciao Francesca, un Ciao. bacio. Mi raccomando, forte. Facci sapere. Che tu sei forte. Eh sì, hai detto bene. Ciao amore. Ciao Elena! Ci stanno abbandonando. Sono andando via tutti. Ma siamo un Elena è po'. andata a limonare con la cioccolata. Sì, ci abbandonano tutti per i dolcetti qua. Oh, che mi è arrivato un messaggino. Ho letto da sopra, aspetta. Eh sì. Che Oh, aiuto! è Mi successo? è arrivata la dieta. Ah, oddio. Ah, la La blue cake. dieta, la dieta, la dieta che mi ha fatto mio cugino, cugino di Ah, mio marito. ok. È dura? Tanto stretta? No, non credo, perché io ho detto che voglio comunque voglio un'alimentazione sana, non voglio fare proprio la dieta. Perché poi devo cucinare pure comunque per noi, non posso mettere a fare mille cose, che non c'ho proprio voglia. E Noemi non è che deve dimagrire, cioè, lei sta No, bene. certo. Vuoi mettere la nostra cioccolata d'uso stucco? ma è più buona, eh? Quella s'azzecca proprio adesso, s'azzecca sulla pancia, sul culo, Ciao sulle Antonio, tette. tempo. Ciao Antonio, da quanto tempo? Bloccato. Nel frattempo ho prenotato un nuovo tattoo. Ma c'è ancora posto? Bravo. Bello, bello. Dove lo fai? Secondo me lo fa nel Nel Q. eh? Sul culo. Non credo, non si vede. Ah, vabbè, non è Va nella bene, a gamba. mare, quando va a mare. No, nella gamba volevo dire. Sì, quando va a Nella mare. gamba. Secondo me lo fa nella gamba. Antonio, che ci racconti in mezzo ai monti? Lui sì che sta bene. L'aria buona. Suona le campane. Sono le campane. Dindon dan.
La campana. Suona a me. Ah, mano sinistra, ah, nella mano. Ai ai, fa male nella mano. Sulla mano, non penso. No? Pure io lo volevo fare, poi mi è passato il genio. No. Secondo me sono punti che ti penti poi, credo, non so. I pu punti così proprio visibili, visibili. Mi piacciono Mano, tanto i tatuaggi sulla mano, sì. specialmente sugli uomini, però. Sono Ah, ok. belli. Sì. Sulla mano non fa malissimo, non so, me lo sono chiesto anch'io. No, non credo. No, secondo me ci sono punti, no, punti più delicati. Provate a spingervi qui. Sono punti più delicati, secondo Boh, io non mi sono fatta mai male quando ho me. fatto Ah, il tatuaggio. ok. Sì, Mani molto sulle rimane. mani. Ah. Eh sì. Perché secondo me ci sono proprio c'è l'osso qua, cioè non c'è carne, capito? C'è poca ciccia, dici tu. Poca ciccia, credo, sì. Beh, magari sono dei punti, boh, non lo so. Io non l'ho mai fatto, non ne ho idea. Boh. Poi io non c'ho paura degli aghi per i tatuaggi e poi c'ho paura di farmi le Delle punture dimensioni, sul eh. popò, madò, ma c'ho proprio il terrore, ti Io invece il giuro. contrario, perché comunque la puntura è un secondo, tatuaggio è una seduta più lunga, Sì. no? No, non mi fa niente, non ho mai sofferto con i tatuaggi. Invece la puntura sul sedere è una cosa proprio che io odio, cioè solo Perché è il pensiero. Mi in quel sento punto? male. Non lo so Sì. perché, boh. Non lo Pensa che il so. mio è sul polso. Ah, ecco, sul polso è anche sensibile. Poi dipende dalla persona, credo. Ne ho già sulle mani e si fa male, ma peggio è l'incavo. Ai ai ai, I l'incavo del ginocchietti. genitore. Oh mio Dio. No, a me non riuscirebbero a finirlo. Non Mio fratello riuscirebbero ad iniziarlo. iniziarlo, poi scappo. Mio fratello ne ha tanto, non so se hai visto, sempre, ne ha sempre di più. E anche lui L'ultimo che ha piace fatto mi piace. soffre però anche lui, eh. Lui Se ti soffre. piacciono non fa niente, cioè lo Infatti li fa, fai. ovvio, li fa lo stesso, però so da lui che fa male, insomma, no? Certo Sì. che esisti, perché l'unico ago di cui ho avuto paura è quello delle infiltrazioni quando mi sono rotto il tendine al ginocchio. Ah. Ai ai ai. Quelle sono cose mediche che fanno paura a prescindere. Brave. Ma i capelli mi sembra una pazza oggi. No, ti stavo dicendo che ti stanno bene, come sei entrato. Ho fatto manco la piastra, li ho asciugati così a volo, veloce, veloce. Tutto bene, grazie. La terapia con le campane è una passeggiata, ma con la meditazione le persone scappano. Io tatuaggi forse ancora uno piccolo sul collo perché ho già le braccia piene. Ah, non mi ricordavo questo particolare dei tatuaggi tuoi. Sul Bello. collo. È bello, sul collo mi piace qua. Qui. Se mi accarezzo ancora, mi eccito. No, a questo punto qui, dall'orecchio a qui, puoi farmi quello che vuoi. Se mi tocchi qua. Una leccatina, Paolo. Sì. E sei steso. Ah, il mio punto P. Ah. Punto G. Ma guarda, prenderei quel calendario e lo aprirei in diretta, però piace per Mirko. Bello, Lo apro con te. eh? No, ci vuole Mirko. Mirko ha il suo tocco No, in più. Lui sì. è Non vedo l'ora. proprio L'urlo che tranquillo. feci con quell'iniezione sentì nel corridoio dell'ospedale. Madò. L'infermiera entrò di corso urlando: cosa ne state facendo? Madò. Diciamo che è fastidioso, sì, male no. Sì, dipende dalla soglia del dolore di.
Guarda, io devo dire la verità, io adesso tengo, ho la soglia del dolore più alta, però dopo tutto quello che ho passato, guarda, dolori per me Bravo. incredibile. Però siamo ancora qui. Anna, di che segno Siamo zodiacale ancora qua. sei? Sì, bella quella canzone. Io che segno sono? Sono dell'acquario. Ascendente bilancia. A proposito di dieta. La bilancia è bravo. Ma che salgo sulla bilancia mi dice No, io. salire una alla volta oppure evitare gli assembramenti. Bella. Bella. No, io gli ho tolto direttamente le batterie. Le Salgo e non peso. Ho le campane delle 5. pile. Che stanno dicendo? Anna, Anna, Anna. Senti, Anna, Acquario, sì, febbraio. Acquario è il primo segno, no, dello zodiaco? No, No, è Ariete, Ariete. Toro, Gemelli, no, vero. Buonasera, signor Comunque. Francesco. Oh, Buon anno di merda. buonasera, signor Francesco. No, sarà un anno bellissimo. Sì, come tutti gli altri. Gli altri. Ciao ciao. Ho il primo app, ciao. Ah, ok, buon Appuntamento. divertimento, primo cliente, sì. Oddio, ho detta così, Ciao. primo cliente. Buon divertimento, Elena. Oh, ci hanno già visto 129 persone. Non Tutti so fantasmini. come fanno quel calcolo. Secondo me come rientri li conta, no? Perché una persona conta una visualizzazione. Credo. Boh. Che strano, questo non ho mai. Ah no, sì, è giusto. Perché gente va e viene, quindi 129 persone ci hanno sbirciato, diciamo. Fantasmini, fantasmini. Ciao Chiara, io sono Bilancia ascendente Leone. Ah. Leone è un bel segno. A meno Sì. il mio papà. Però vedi, mio papà è Leone, mio zio Tonino è Leone. Sono due mondi Sono opposti. Due diversi. mondi opposti, sì. Bravi tutti, pezzi di pane tutti e due, però due caratteri proprio opposti. Io Diversi. leggo i messaggi prima di te, se li rimetto. Panettone. Non l'ho capito. Ancora la faccia da panettone, che l'ho mangiato. O che c'è Veramente ancora. non ho toccato proprio di panettone. Ah, è vero, l'ha detto prima. È l'unica cosa che non si è, non ci, non si è mangiata. Più che la faccia, ho fatto il culo da panettone. Ma sì. Ah, Eric sta salutando. Adesso siamo 2 ore in live, eh? In passato. 2 ore e 4. Asciato. Quando arriva il tuo voice? Alle 8:30. Ah, già, sempre tardi arriva, vero? Sì. Cenate a quell'ora? Stasera petto di pollo. Insalata. Eccitante. Molto. No, a me piace, Bravo. sai. Io ho tirato fuori un pezzo di d'arrosto che avevo congelato e poi faccio le mie zucchine magiche. Basta. Con il parmigiano sopra, giusto? Sì. Buone. Buono. Finalmente vedo Anna. Non posso esprimermi perché ho la voce tanto. Ma sì, Anna, ok, sto
ce lo scrivi, ma se legge. Esprimiti, esprimiti. Fammelo vedere. Ta piacesse. Ti conviene andarlo a comprare al supermercato il panettone, Francesco? Fai prima. Panettone o no? Anna è nostra figlia pazzesca. Amore mio, tu sei di parte. No, ma no, beh, noi te lo diciamo, ma se te lo dicono tutti, credici, eh. Ma tu lo Sì, sai. ci sto credendo già. Poi ha parlato la brutta, cioè, guarda qua, Bravo, che brava, fuoco. abbona. Veramente. Ecco, quindi adesso Che devi entrare. moderatrici che c'hai. Che Come? moderatrici che c'hai. L'hai visto? Hai scelto bene. Cazzo, però ti è andata bene veramente, perché tu hai scelto Beh, sì. acuto. No, beh, sì, Cioè, a no, occhi chiusi. sì. No, certo. No, non perché siete belle, cioè. Sì. Anche perché non vi, mi sa che non vi avevo visto prima. Dopo. No, no. Io avevo, all'inizio avevo, Dopo, non mi sì. ricordo se avevo il gatto nero con gli occhi gialli. Ti Avevi il gatto, sì. ricordi? Poi Oppure, l'occhio, e poi avevo l'orecchio. l'occhio. Sì. Poi avevi l'occhio, sì. Grazie Antonio, Eli aveva troppo sempre anche il buoni. gatto, il palo, il gatto, il panda, o il koala. Il Il palo santo lo palo portava santo. Marco, ti ricordi? Belle Sì. le live con Marco pure, sono state A pazzesche. proposito, sai che ma avevo già scritto di Mike, sì. Ah, Mike, sì, pure Mike. Tutta la family. Anche Ciao Simone. Stefi! Simone oggi. Ah, te l'ho detto anche forse? Simone. Simone? No, Sì, non è lo sapevo. in Sardegna, febbre 39, tac. Wow. Pure lui è andato in vacanza, giusto? Sì, ma non si può spostare, è incredibile. Ciao Stefi, oggi è il mio Amico, è primo ancora lì? compleanno da metà dicembre. Wow. Come? Mirko è ancora in Sardegna. Quando Sì. Ti saluta, ci stava ritorna? spiando. Ah sì. Me lo Torna saluti. l'8, Ciao spione. 8-9, fine Ah, settimana. ok. Gli ho detto, no, si chattava nel nostro gruppo e Sara ha scritto, mi mancate tutti, no? Gli ho scritto, anche voi, però mi manca di più Mirko. Sandro. Ah, certo. Mirko Poi uno spasso. dentro non potendo entrare non lo saprò mai. Ma tu non sei fidanzato con l'acqua effervescente. Che vuoi entrare? Dov'hai? Tienilo buono, sto pisello. Lui lo vuole far girare, giusto? Lo vuole fare entrare. Sì, girare, entrare. Ma Steffi, oddio, è da tanto che non entri. Sei Sì. la cuoca, no? O La? l'ospedale? No, mi confondo sempre tra l'infermiera e la cuoca. Ecco, La cuoca. l'infermiera chi era? Te lo ricordi? Una che scriveva dal mio paese di nascita. Lei era infermiera, mi sa, ma non mi ricordo il No, nome. non mi ricordo. L'infermiera non me la ricordo. Basterebbe una radiografia. No, è Al così tu cervello. entro. È vero. Fidanzatissimo. Auguri, figli maschi. Anna, che vuol dire uscarlettata? È napoletano, giusto? Scartellato. È Ah, napoletano, giusto? Sì. Scartellato. cosa? Scartellato. Non l'ho capito, perché ho detto così, la mia svevuzza. Svevozza. Ah, sveo, sì. Beh.
aiuto Aiuto cuoco. Sì, cuoca. sì, sì, sì. No, l'infermiera era un'altra. Perché tu sei. Chissà dove l'hai trovata questa infermiera, Paolo. Hai giocato al dottore, com'è? L'infermiera e il Il pubblico. paziente. Tutto. L'ho vista qua in pubblico. Sì, perché Steffi è di Genova. No. Genova. Ricordo. Questo non me lo ricordo. Sono passati 2 mesi e mezzo, poi. Sì. Annuzza effervescente come piacciono a me. Bene, bene, auguri ancora. Mi Ah, perché raccomando, mandami la partecipazione quando vi sposerete. io voglio la bomboniera. Tanto non me la manda mai Sti nessuno. bomboniere, Paolo, proprio, eh. Non arrivano. Brescia, Brescia, ecco. Bresciana. Te la sei fatta scappare l'infermiera Paolino? Sì, forse. Non credo, non credo. A Paolo non gli scappa niente. Nei suoi Nei suoi sogni ho sogni? trovato l'infermiera. Ma Non chi ha. te lo dice a te? Era reale, caro Chi te Francesco. lo dice a te? Vedi che Paolo va via come il pane. Lo mangiano tutte. Ah, ho scartellato, sì. Gobbo. Gobbo come. Ah, Sì, ho gobbo nel senso di uomo. scartellato. O gobbo uomo. Sì, il Gobbo. gobbo. Ah. Quello con la gobba, è l'uomo con la gobba. Ho Sì. scartellato. Ah, non lo sapevo, Vespa. Il matrimonio non fa per me convivenza vita. Dipende però, poi ho scoperto che parlando, ti giuro che se stare conviventi a vita può avere i suoi svantaggi dopo, quando succedono Sì, alcune quando sei cose. stufato la manda a cagare, che ci vuole? No, quello sì. Se veramente Quella è la stanno. bellezza di convivere, cioè quando ti sei rotta le palle lo mandi a cagare. Però se non hai quella carta, quando succedono alcune cose, hai tanti problemi, no? Questo sì. Beh, anche per me il matrimonio non fa per me, ma mai dire mai. Manco per me. Peccato averlo scoperto dopo. Ecco, te ne sei accorta dopo, tu vedi. Mi piace che lo dici tranquillamente. Sì, non mi nascondo dietro un dito. Mi piace questo. La pensione la lascio volentieri allo Stato. Questa non l'ho capita. Ah, per il fatto del matrimonio convivenza? No, ma non è solo. Ah, ok. No, mi hanno raccontato coppie di amici che hanno avuto sempre poi problemi, no? Perché non erano sposati, no? Ma sono Ma cose legali, sempre forse per i quindi. figli. Sì, eredità, figli, robe così, sì. Ma questi problemi non ce l'ho. Solo per mia figlia, sì. Eredità. Nessuno mai parenti in America, No, ce zia. li ho, però non. Ah, ce li ha veramente? Sì, sono pezzenti. Ah, no, solo ti lascio il Perché debito, Anna. Lascia. ce li ho in Canada, in Ah, ok. Francia. Sì. Anna, per tutti c'è il giorno del coglio, del coglione. Tutti i giorni di qui. Ma ci Ora i capite? figli hanno tutti il diritto come per gli sposati. Ah. Vabbè sì, non è che sono proprio aggiornato, aggiornato, sono cose che mi hanno raccontato. Ok. Diciamo che mo non è che È cambiata la legge? Ah, mo si beh, è cambiata buono, la sono legge. contento. Sposati, Paolo. Eh? Sposati, ma mica sei cretino, no? qui Dimmi. però avevo già raccontato, sai, i singoli sono un po' tartassati. Ah sì? Tu, sì. Pensa che uno sposato. Nella busta paga, adesso di una fabbrica adesso, o qualunque busta paga, prende almeno 200 euro in più di un single, cioè
paga 200 euro in più di... Il single paga 200 euro più di tasse dell'uomo sposato. Sì. Poi ti danno i soldi dei figli, ma questo è normale, però sì. I single sono più tartassati, sì. Hanno meno agevolazioni, hanno meno... Allora ti devi sposare. Infatti qua si Mi vuoi sposano sposare? molti, molti... Ti devo sposare? Ubustuai. Mi conviene, che dici? Quei 200 euro mi Ti conviene? conviene? Boh, lo devi dire tu. Dopo mi faccio tutti i calcoli, c'ho la Penso di calcolatrice. sì, Paolo. Allora, so cucinare benissimo. Ah, lo so, solo per questo a porta aperta. A letto Guarda. pure sono una cannonata. Ah, allora, questo lo intuisco, ti credo. Poi per, che ne so, le pulizie, sono brava. Poi le Aspetta, cose me le faccio da sola, quindi, dove devo perché i firmare? capelli li faccio da sola. Solo le unghiette le faccio fare all'estetista, però so anche farle da sola. Quindi Sono una tuttofare. costo delle unghie non Stai c'è? scrivendo? Firmo? Che poi sape più. Io ho avuto una relazione di un anno con un... Non è che era la mia infermiera, no, spero di no. Un altro anno con un'altra... È scappata e via con un'infermiera, la ex moglie, 8 anni di infermeria. Di infermiera. Cioè, hai avuto quattro Tutto infermiere. infermiere. Mamma mia. Ah, hai cambiato genere, bravo. Cantante. Sei cantante e musicista, Sì, quindi... L'ho sentita suonare, brava. Quindi significa che no, conosco. non sto più male. Ah, tu ogni volta che Perfetto. andavi in ospedale ti portavi l'infermiera a casa, praticamente. Paolino, io ho una sorella ancora libera. Vediamo. Mandami la foto. Ecco qua. Già non mi vuole più sposare. Anna è anche economica, nonostante il Super Green Pass. Super Green Pass. Che Green Pass? Io proprio il Green Pass non ce l'ho in questo momento. Ah, ecco, quello dice, sai, una senza Green Pass costa meno, no? Perché non la porti al ristorante. Ah, ok. Sai, c'era quella vignetta, no? Nonostante il Super Green Pass. No, no, ma tra un po' li fa tutti e tre, Anna, tutti insieme. Sì, tutti insieme. Recuperi tutti e tre, tre dosi. No, no, vai con calma. Sì, aspettato fino ad ora. Sì. Che poi la cosa che cioè, mi ha bloccato mo ultimamente è stato il fatto che ha avuto mio marito, che se no l'avrei già fatto. Certo, sì, vabbè. Che lui Certo. non ha mai sofferto di pressione, di nulla, cioè lui è stato sempre bene. Dopo il vaccino gli è venuto quel poco e quindi mi sono cagata un attimino sotto, Ci che io credo, ci avendo sempre la pressione alta, tachicardia che già ne soffro, quindi ho credo. Ma tu hai un detto tutto attimino paura. questo prima di fare il vaccino? Lo dici? Hai detto queste cose? Sì, i dottori Paolo non ti dicono un cacchio. Cioè loro dicono vai, vai, sì. Tanto Lo che so, gli frega a però loro. se hai qualche problema, se lo dici, magari anche loro Sì, fanno un ma controllo la mia più... dottoressa sa tutto perché comunque lei Sì. Certo. mi prescrive i medicinali ogni mese, quindi Certo. non ci sta neanche bisogno di dirlo, però che poi dissero all'inizio, mi dissero che siccome avevo avuto il Covid, dovevo fare una sola dose. Invece poi, quando l'ha fatta mio marito, gli hanno detto no, che doveva fare due dosi. La seconda dose gli ha portato quello che sai, no? Sì. Sai, le coincidenze, uno dice, ma io non credo tanto alle coincidenze, però No, boh, no, ma neanche io, perché ti ripeto, lui non ha mai sofferto di no, pressione alta né niente. lo conosci, Trovarsi con la tachicardia in quel modo, sì. cioè, Ma lo stesso che amaro,
Lo stesso Marco, non so se ti ricordi, la prima o la Sì, seconda, dopo ha sì. avuto dei problemini e certo Mi il ricordo, dottore mi ti ricordo. dice, oh, è stato il vaccino, sai, non è che... È che, cioè, se uno non ne ha mai sofferto, no? Sì, e Prendimi, io dopo... non ho sempre sofferto e non lo associerei mai al vaccino, no? Invece lui Certo. no, è stato sempre bene. La pressione l'ha Esatto. avuta sempre perfetta. Sì. E poi all'improvviso sti la tachicardia, inizio infarto, per poi che doversi operare. Comunque, anch'io Cioè, secondo me. la pressione altissima dopo la seconda dose, che sono andato in ospedale, non so se ti ricordi, ho avuto 220, non so Sì, quant'era, sì, sì. misurata da loro, appena arrivato lì, me l'ha alzata anche a me, vedi, poi è Sì, tornato normalmente, però... ma non gli scendeva con niente, Paolo. Sì, lo so. Dettero un medicinale che gli dissero: mi raccomando, stai tranquillo, che mo che ti iniettiamo sta medicina, Cioè, avrai un crollo. Cioè, lui svenne, collassò. E da lì poi iniziarono a stabilizzarsi questi valori, ma non gli calavano con niente. Fece pure 11 flebo, come sai, no? mamma mia, sì. Chi ha scritto Biosonoro? Ho visto prima. Devo correre un bel po', eh. Corri, corri, vieni. Marco prepara cena fra 2 giorni, 3 giorni. No, A faccio prima piedi. io, vengo io da te. Beh, sì, brava. Siamo più Ma non mi tranquilli qua. ricordo niente. Meno male che mi aiuti tu. Quello si è messo il braccio finto. Anna si è fatta per Ah, fare di fatto tutte e Ah tre? no. Sì. Beh sì, per reggere il corpo. Me le faccio fare sul culo e mo me le faccio. Certo che se il vaccino veramente si doveva fare infraculo, l'avrei fatto. Lo diventavi, non lo sei, no Non lo farei mai. No, no. C'ho troppa paura degli aghi sul culo. La faccio. Chissà che fobia. Ma che ne so, boh. Strano, beh, ognuno c'ha delle fobie. Ognuno c'ha delle fobie sue Sì. che un altro non capisce. Poi Io c'ho me anche la fobia per lo spazzolone del cesso, lo sai, no? Te lo dissi. No, ma è vero. Mamma mia, solo che ci penso, te lo giuro. Io non lo uso mai, mai. Soffro di di tachicardia tachicardia per via della nefrotica. tiroide è un'altra cosa, no? Sì. Eli È affondata nella è cioccolata. affondata, non mi veniva di mente, nella cioccolata. Oppure è andato a scaricarla. No, non penso. No. Non te lo fare, Anna, aspetta il nuovo vaccino che è più sicuro. No, ma secondo me la prima... No, fallo. Secondo... Ti dico di farlo, Anna. Tu mi vuoi uccidere, eh? No. Disgrazia. No, a marzo dicono che c'è quello che copre Omicron, cioè che protegge da Omicron già dalla prima dose, però devi aspettare ancora 3 mesi, non so. O fai così, ma Stato fino a mo'. secondo me cambia poco. Boh, va a capire. Boh. Sì, Con i quello che ti dice tatuaggi la per tua terrore degli altri. dottoressa. No, Stefi, io sul sedere. L'ago, cioè le punture sul sedere, per me sono una cosa. Non Ma invece, lo vabbè, so. le altre te le facevi tu, ma te... Dappertutto, Paolo. Io quando vado a fare il prelievo, mi facevo pure, lo sai, la siringa da sola sulla pancia. Per via del diabete, la facevo da solo, Sì, la riuscivo a sì. fare. Quando faccio il Quelli... prelievo, guardo, non fa niente, cioè non ho proprio paura. quel Invece la punto. siringa sul culo mi fa terrore, non lo so perché. Boh. Ok. Questo è uno serio, non è un vaccino. Ah, non ho sentito niente allora. Francesco, non ho sentito niente. Ho sentito delle pillole, però quello per Pure io. curarlo più che Pfizer. altro. Ah, questo non ho sentito niente, no? Boh. Io una cosa positiva l'ho sentita, cioè finalmente, almeno che lo dicono,
che questo, come si chiama, Omicron, si porterà via il virus, cioè sarà la fine della pandemia. Un po', Vediamo, quando lo mamma dicono mia. Ci questi scienziati qua, la prima volta che dicono abbiamo una cosa, proprio pieno. sì, no, veramente. Abbiamo pieno e piene le palle. Non, Detto secondo me proprio un altro anno francamente. non lo reggiamo. Bravo, sì, non lo reggiamo più. Ho Boh. degli amici al Policlinico Nova. Ah, questo, Novavax. Qui l'hanno approvato, sì. Novavax, l'ho sentito. Che mi ricorda un po' Novax. Ah, È il vaccino dei Novax, questo. Cioè... Novavax, sì, l'ho sentito pure Speriamo, dai. Ah, ci ascolta. Sono amore, mi ascolto. le 5:25. Ci avviamo piano piano alla fine della. Tanti bisogno di selfie per il vaccino, volevo vedere se. Ma è bello questo. È vero. Ma se lo facevano lo stesso, ovvio, da dietro, cioè da davanti. No, io invece ho sempre fatto punture già da piccolino perché non prendevo le pastiglie. Quindi, quando mi dicevano devi Non ti fare una fanno cura di niente. pastiglie di 5 giorni, no, non c'è qualcosa da bere, no. Punture, sì, vai, vai di punture. Veniva la vecchietta vicina di casa, che sai. Invece mia figlia prende sempre pastiglie da piccola, tutto Ah, così, ok. da Io non riesco. piccola proprio, non l'ha mai voluto le cose, sai, le bustine Ah, effervescenti, sì, niente, buono, sciroppo, buono. te. Io no. Non vanno giù, non vanno giù. Infatti ho la macchinetta per schiacciarle, o prendo cucchiai, martelle, No, niente. ancora adesso. Sì, e se rimane un pezzettino, sai, non la triti in polvere, quel pezzettino mi gira lì mezz'ora, no? È incredibile. Proprio così. No. Come dice mio papà, già, ti mandi giù un pollo intero, non ti mangi una pastigliera. Non lo so. Ho comprato la macchinetta in ospedale, me l'hanno data. Anche, ce l'hanno lì perché molte persone hanno questo problema, no? Senti il Madonna, gusto vedo un po'. amaro, purtroppo, però butti giù. Che strano. Non, mio papà, tranquillo, sai i pilloloni giganti? Sì, pure Infila con le due dita, lo infila in fondo, beve, va giù di io. tutto. No, io no, io normale. La mattina prendo tre pastiglie, tutte e tre insieme. Cioè, Mamma mia. niente, Va non tutto fa lì. niente. È una fortuna, perché hai meno Sì. problemi. Ad esempio, le Sì. pastiglie, prenderle in giro, come faccio? Sai, molti vanno al Ah. bar, momento della Sì. pillola, un po' d'acqua giù, io... Dove portarmi tutto l'ambaradan? Ero in un bar, dovevo prendere la pastiglia. Ho fatto la polverina sul tavolo. Ho detto: questi mi guardano adesso, ho Lei dirà. detto, questi qua mi arrestano. Maschi bianchi, e la mia medicina. Che Fermi tutti. È la ridere, pastiglia. bravo, Bravo. esatto, proprio così. Io devo fare ancora il mukbang con gli spaghetti, l'ho promesso. Quando mi sentirò bello, Quando hai deciso di suicidarti, in poche parole. allora lo vedrete. Marò. C'è ancora Andiamo ai allarmi lupi. lupi. No, i lupi sono così carini, Antonio. Oddio, incontrarli magari in giro, no? Ma scappano, secondo me scappano. Un lupo non attacca l'uomo. Dipende. Dici? C'hanno fame. Ma dovrebbero essere proprio affamati, però secondo me no, però. Talmente pauroso. Penso io, poi no. Preferisco non provare, poi... Io ho comprato la volpe. Sai che le volpi sono anche cattive, Sì. eh? Sì. Cattive le volpi, sì. Qui cinghiali. Cinghiale, Sai che ormai.
L'avevo incontrato il cinghiale a Roma o... Lui. No, sì, no, a parte lui, ma Ah, sì. tipo, chi era? Laura. Beyoncé? Ah, dici. Non lo Ciao so. Giorgio, come Giorgio stai? B. Ora abbiamo anche Giorgio B. Come Ciao Barbara? Giorgio. Giorgio sta un Barbara po'... B, Laura B. Ah, è vero, tutte B. Giorgio B. E B io sono. Oro. Ma Ciao. Antonio, dove eri finito tu? Scusa, che non eri più qui. No. È impegnato Bio. Io. Se solo come mi è successo a 10 metri di distanza, no. Ah, ecco, in gruppo sono pericolosi. Bravo, non ci avevo pensato. In gruppo, sì. Vabbè, il branco di lupi, sì. Sta per Bo. Ah sì, no, lui è il suo cognome, Boy. In che parte del mondo sei, Giorgio? Sei in Germania, vero? Ci sono animali da te, Anna? Da me. Sì, va Come? Rientra tutte le sere dopo le 8:30. A parte questo, Sì, ci sono le volpi. Ci visto che comunque è un bel sta. posto I verde. cinghiali, sì. Ci sono. Dove sto io, dove abito io, no. No, no, beh, Non però si sì, vedono. Però dove anche sono nata, sì. lì è bellissimo, Lì sì, dove sto, cioè dove abito adesso non c'è sta niente, cioè è proprio. Anna, Quanto cambia nick. è scemo, è uno scemo. Anna B. Nulla, ho fatto 15 giorni di ferie e messo nella lettura. Beh, ah, bello. Nella lettura, cioè 15 giorni a leggere. Di 15 giorni. Io preferisco altre emozioni, però vabbè, apprezzo. Per il momento sì, 10 giorni e parto. Ah, bello. Dove vai, posso chiederti? In Sardegna. Dieci giorni di lettura. Avrei 15. una testa proprio piena di cose. Io non so, secondo me io ho bisogno di un'altra vita per fare Mi quello sarei che voglio. data già fuoco. Eh? Mi sarei già data fuoco insieme ai libri. No, ma siccome ci vuole un'altra vita per fare quello che uno vuole fare, anche io vorrei leggere, mi piace, vuole fare questo, vuole... ma non come fai? Quando lo fai? Faccio. Tenerife, ah, vai Tenerife. a caldo allora. Beh, sì, 25 gradi ci sono là. Tanto il vulcano è spento, Giorgio. Il vulcano mi hanno detto che si è fermato. Sì, Paolo, emozioni a parte, ma non è che posso sempre. Ho capito, no? Mi dicono. Ha capito tutto. Beh, sì, dai. Però, dai, ma di quei 15 giorni potevi prendertene almeno 2 o 3, no? Sì, chiudere Ha chiuso il libro un attimo il libro, no? e aprire altri orizzonti. Leggere io leggo circa due, dai tre, oddio, dai due, Due, tre. tre libri al mese. Complimenti. Bravo. Che coraggio. Non ti piace leggere, Anna? Non tanto. Vado a periodi. Sì. No, anch'io ho periodi che ho Pensavo. proprio voglia, altri periodi Sì, no. pure. Però se mi metto posso leggere anch'io, cioè un libro 2 settimane lo finisco. Però deve essere Vabbè, proprio... dipende pure quante pagine sono. Sì, L'ultimo no, che ho letto era di 700 e più pagine. ovvio. È già...
Già bello importante. Sì, e poi l'avevo scaricato sul telefono e mi dava un po' fastidio. Sutra. No, quello lo conosco a memoria. Lo metto in pratica. Sì, quello l'ho già messo imparato. Sì, Tu però no? metterlo, io Tu no? non tutto, sono a metà. Ah, ok. Cioè, per mettere in pratica tutto quello ci vuole anche un po' di fisico, no? Bisognerebbe essere come. Ma pure non si capisce bene, devi un po' girare, vedere com'è. Tipo puzzle. Tipo, Rincastrare. cos'è? Che parte? Incastrare bene. Madonna. Che capo. Capa. Vabbè, Che ridere. non scrive più nessuno. Ah no, sì, c'è un messaggio. L'ho saltato io forse. Diciamo che mi devo contenere. Ah, sarà la tiroide o il sangue meridionale, ma che ci vuoi fare? Quanti anni hai, Antonio? Mi ricordo. Beh, credo sia più giovane di me. Ah, sì. Adesso vediamo cosa scrivo, mi sembra di sì. Più No, io mi ricordavo più grande. grande? Mi ricordavo una quarantina. Dipende Grande, dai libri, Eli. alcuni stanno benissimo. Mitica la mia Eli. Ci sono arrivato. Ah, 47, sì, allora sì. Beh, se riporta bene, devo dire la verità. Però mi ricordavo meno. Non c'ho mal di gola. Poi, Perché? mi dicono che sono paranoico. Ieri ho letto Omicron, non prende Omicron polmoni. porta al mal di gola. Sì, non porta, Sì. non colpisce i polmoni, che è una buona cosa. Io da 4 giorni c'ho una cosa qua. Adesso fatemi scherzare. Sì, ma veramente, io mal di gola così non ce l'ho mai. Ma Però com'è? ho fatto i Ma perché non tamponi devi fino a. far molecolare? Così ti togli il pensiero. No, ma è peggio secondo Ma lo me. vuoi fare? Perché? Ho Scusa, fatto quelli. tu fai quelli antigenici, giusto? Sì, Quelli lo non so sono che affidabili. non Fa un so. molecolare così ti togli il pensiero. Dici, ah, va a fa fanculo. Hai Non ragione. dai con niente. Sì. Oppure se ce l'hai, almeno stai in casa. Ma non credo, tu l'hai avuto da poco. No, Che sì, cacchio. infatti. È così sfigato, non penso proprio. Penso di. Noia. No, ma sto bene, non è che. Io Che noto con. bene, si vede. Si vede? Che tutta questa meditazione ti giova. dovrei provare a meditare un po' di anch'io. Dobbiamo meditare, meditiamo, ragazzi. meditate, meditate. Francesco Suoniamo le medita. campane. Adesso mi sta venendo un leggero languorino. Di? Ma tu a No, quest'ora non di quello ceni? A c'è. Com'è? Sì. quest'ora non ceni? Sì, quando posso sì, 5:30, sì, 6. Adesso nell'ultimo mese abbiamo mangiato sempre tardi. Che Tardi. mangi stasera? Il pezzo di arrosto che ho tirato fuori è Ah, senza. già, l'hai detto. Le zucchine. Senza pane, senza nulla, così. Leggero. Il riflesso Comunque. delle ciglia. Sembra che Io? c'ho le rughe. Io, vedi? Qua. Ah, lì sotto. È il riflesso delle ciglia. Sembra Sì, che c'ho le metto. rughe così. Se non si importa, no, è vero, no? Sì. Ma No, non ce le ho, vedi? Ma non è nulla, no? Io ho la capoccia illuminata. le ciglia Bella che sono paia. lunghe. Sono Esatto, tipo lunghe? alle 19. Sono tue Eh? naturali? Sì, Sono tue? sì.
Le ciglie, sì. E c'è tutto naturale, sono naturale di tutto. Sei Solo le bio? sopracciglia le Sì, disegno. colore. Ma tutte Le non ne hai? disegno io, sì. Ah, non hai sopracciglia? No, sì, ce le ho, Io però colore. io le coloro perché mi piace definirle. Sì, ok. Sì, è giusto, sempre tardi, alle tipo alle 19. 19 è Mamma tardissimo. mia, a quell'ora proprio noi meditando lo so. sul libro devo leggere stasera. Cerca nella tua libreria, Francesco. Consiglio TV Sorrisi e Canzoni. Madonna, TV Sorrisi e Canzoni, che mi hai fatto venire in mente Lui sempre lo quando ero compra. piccola, andavo Sempre. da mia nonna. Lei lo comprava sempre. Il Sì. periodo che facevano il Sanremo, no? Ah, i testi. Dietro alle ultime pagine c'erano tutti i testi delle canzoni. Io li strappavo e me li portavo, me li rubavo in pratica. Mia nonna non glielo dicevo perché lei si arrabbiava. Che gli Ogni mancavano volta le pagine. strappare. Sì. Perché io con Sì, la musica da piccola proprio. Mi è sempre anch'io piaciuto, ero sempre. pazzo proprio. Io Mamma mia. mi registravo le canzoni dalla radio, poi ti parlavano Pure sempre, non ti facevano finire la canzone praticamente, non ci parlavano sopra per io. evitare Brava, che uno registrasse, no? Adesso non lo Sì. fanno, se ci fai caso, non lo fanno più, molto meno perché non c'è più Io quel. poi sai che facevo? Le registravo. Poi quando le ascoltavo, no, me le scrivevo. Mettevo Anch'io avevo. play, stop, andavo dietro, andavo avanti. Allora. Sì, avevo il quaderno dove avevo tutte queste canzoni che scrivevo, mi Sì. piaceva. Facciamo i play, poi lui diceva due parole, pausa. Sì, stop. E poi capitava che ti dimenticavi, dovevi tornare un po' indietro, ma Sì, che. Sì, guarda. che bello, vero? Adesso è talmente semplice, prendi un sto Sì, coso, vai su Google. c'è il mondo dentro, sì. Bello. Però, vabbè, dice, forse era più bello, non so. Forse perché più bello perché eravamo piccoli, giovani, no? Sì. Parla per te, perché io sono ancora giovane, né? Molti anni di TV Sorrisi e Canzoni per scegliere quale canale, quello vedi tu. Il canale dove uscirà il mio film, quello che dicevamo all'inizio. 50 sfumature di Paolo. Milioni, un sacco di titoli. Io mi sono fermato a Sanremo 95. Oh, Beh, io quest'anno l'ho devo. visto dopo tanti anni, solo l'anno scorso, perché c'erano i Maneskin, Ah, altrimenti veramente? manco lo guardavo. Però Quest'anno non quest'anno. ci saranno e quindi me lo No, io pensavo salto. commentarlo di nuovo. Ti Ti ricordi? ricordi l'anno scorso? L'abbiamo commentato tutte e cinque insieme, che Sì. bello. Però lo sai che la lista dei cantanti mi piace troppo? Sì. Secondo me sarà. Come musica sarà un bel Sanremo, secondo me. Poi il contorno Dice. mi ha un po'. Mi sono Non l'hai vista? dimenticata già chi ci sta. Mahmood con Blanco, giusto? Eh sì, Poi. c'è. Non mi ricordo. Ah, Elisa. Ma pure Iva Zanicchi, se non mi sbaglio, Sì, giusto? c'è Vazzanicchi, sì. Che palle. Però una bella voce, però sì, ma. Sì, però. I vecchietti. Io ho appena compiuto 53 anni, ma ho la sindrome di Peter Pan. Ma pensavo. 53 anni, Stefi. Io credevo che fossi più giovane. Io anch'io, una trentina. Sì, Fatto fino a 4 anni ma lo meditazione con Dio. sapete? Ma Mamma mia. meditazione, meditazione o quell'altro tipo di meditazione? Perché mi sto. Voglio capire sta cosa. Se no, il film potrebbe farlo lui veramente. Bravo. Altro che io. Paolo, lo stai Porca girando miseria. insieme alla D'Alessandria? No, sono due film completamente diversi, guarda. Però sta girando il film da te, Francesco, cioè nella tua città. A Roma.
fatto un bellissimo tour, l'ho visto. Quindi anche quest'anno daremo le votazioni alle canzoni come l'anno scorso? Si può Se ci fare. siete voi, sì, lo guardo, faccio questo sacrificio. Sono croccante. No, l'altro tipo. Sì, abbiamo. È partito. Io te lo auguro, guarda. È Quando mai, manco se lo vedo. vero che la meditazione fa miracoli, però. 4 ore, guarda, sono dure.4 ore di meditazione. L'altro tipo ha detto che più di 4 ore. Questo è un super saiyan, altro che Altro che. biosonoro. Ciao, a proposito, a gobbo al massimo. Ciao, tutto a posto. Ciao, Come si dice? Gobbo. Come si dice gobbo? Anna? Urte? Scartellate. Scartellato, ciao. 'È andata a cominciare più, sì, qui. Che ridere. No, ma secondo me sono da fargli una statua quei due. Solo loro. Non mi esprimo, No, vabbè. Faccio danni. vabbè. No, sai che qua sei Ti libero tu. ho Sono cancellato. Ci scartellato. Massimo, avevo sì. comunque, dopo ho detto Gobbo, così, detto così è più. che dialetto è? No, sì, scherzavamo, il dialetto no, Ho campano, scartellato. o napoletano, In dialetto napoletano, sì. che vuol dire gobbo. Sì, Massimo, lo so che ti chiami Massimo. Massimo è il gobbo. Bisogna toccarlo per portafortuna. È vero. Qui gli spaventa. No, lì. Spaventapasto. No, quelli che vanno sul tetto. Mazzacamini. Ci sono, c'è proprio un vestito particolarissimo e dicono che se li tocchi. Portafortuna. Non l'ho mai fatto, Tocchi capito? dappertutto, fu fu fu. Puoi sembrare Immagini. la mano nera. Oh. Però ci sono qua. Sono Mi tocchi simpatici. il pacco. Oddio. Se uno deve toccare. Scusa. Tutto La controllatina. Tutto a posto? Sì, puoi andare. a posto. La revisione. Ma sì. No, prima ho Comunque. scritto a Manu, gli ho detto Ah, no. che stavi in live. No, non ci ho pensato neanche, Ha mannaggia. detto che non poteva, Ah, ok. che era ad Amburgo. Ah, davvero? Ok. Così ha Ah, sì, detto. sono in vacanza, diciamo. Ah, ok. Infatti volevano venire questo fine settimana, adesso li devo sentire, non ci sono, mannaggia. Ah, ok. No, sono occupato. Brava, Un soprannome sportivo? se volete, Per ma favore. non ci tengo, io non so Anna, ma non. Comunque sì, ho No, la immaginato. gobba no, non la voglio toccare. Fa un po' senso. Se mi fai toccare il pacco. Immaginavo che era soprannome sportivo, eh. Lei è milanista, attenzione. Ah, pure, è lui che è, aspetta, Gobbo, Io. che vuol dire? Juventino, Maronno, non voglio toccare più, pacco. Ciao Chiara, Basta, passo. buon dopo vaccino, mi Ciao, raccomando. Chiara. Bacione. Comunque, Comunque il Gobbo governo non della è. Svolgere era 57. 57. Qua diamo Sì. anche Vi in un. Quest'anno ricordate non ho giocato proprio a tombola. di. Ah, neanche noi. Zero Anzi, il proprio. giorno di Natale erano tutti qua.
Le donne, mio papà, hanno giocato a tombola e io, mio cugino e mia cugina, poi è venuta dopo, abbiamo guardato qua nel proiettore i film dei Queen. Ah, oh, sì. Aspetta, Bello. Bohemian Rhapsody, Bohemian. Rhapsody, sì, bellissimo. L'hai visto? Sì, bello. Sì, 2 o 3 volte l'ho guardato, mi piace Sì. troppo. Solo per la colonna Bello. sonora, per la musica che c'è dentro. Bravo, sì, e Blu. perciò l'ho guardato. Sì. Anche quella è una Quella è una bomba. goppa. Ah, vabbè, Milanista è digeribile. Ah, vuole Digeribile. Ah, sì, dirigibile. lui a me. Sono io che i juventini non li digerisco, mi dispiace. Non te lo tocco il pacco. La Allora, coppa era dopo proprio nel pacco. Dio. Una gomma pacco. Ma tu non hai bevuto niente, non mai, come fai? No, non ho sete. Io non bevo, non bevo, bevo pochissimo. Io quando faccio live, perché mia mamma di nuovo dice sei Sta ancora là. ancora qua. Ciao. Siamo ancora qua. Eh? Siamo ancora qua. Tutto a posto? Sì, tutto bene. Sì, ma ho tirato fuori il pezzo di arrosto che avevo nel 2021. Dell'anno scorso. È scaduto. Sì. No, domani mangiamo insieme di nuovo. No, sì, mangio un po' quello, poi mi metto lì a guardare qualcosa. Sì, faccio i pacchi e domani li porto, sì. Ci sentiamo dopo, dai. Tanto ciao, dopo. Un bacio, ciao. Non è vero, tu non sei milanista. Bugiardo. Touch me. Touch me. Touch No, me. adesso Touch me. tutti diventano milanisti, Anna. Però dopo toccato voglio altro. Non mi accontento solo del tocco. Se tocco poi Metti i puntini sulle U. mi si alza la voglia poi. Ah, come i cioccolatini? Ne mangi uno e poi vuoi il Come i cioccolato. cioccolatini, bravo. La stecca di cioccolato. A steak. No, ma quando mai? Oh Gesù! No, il No! sonoro è invitato a uscire dalla chat. Satana! Mia mamma me le faceva ascoltare da piccola le canzoni di Nino D'Angelo. I miei genitori Qualcuna me la guardavano. ricorda ancora, ma io le odio le canzoni napoletane. No, no, ormai a me piacciono, non è che le odio, però. Vabbè, bravo, adesso se vale il pene, non la pena. È ovvio, sì. Certo. Vediamo se il tocco magico fa alzare la bandiera e poi si decide, giusto, adesso. A me pure se alzo dopo il touch. Il touch. L'ho Se detto, non a si me alzava alla tua età, basta alcune canzoni mi che piacciono. non sia da lei, no, adesso neanche quello. No. A me piace la musica neomelodica, quelli. Luce Alcune sì, fanno troppo forte. su, no, non mi Vabbè, piace, le poi odio. forse per voi è diverso, ma noi le guardiamo da fuori, per noi è E ti strano. piacciono? Sì, alcune sì. Marò, Alcune sì. io le odio. No, non mi piacciono. Dai, Giovane sono andato a vedere la in concerto a we Milano. cannot. Era un bardo doc, che bello. Quando aveva il ciuffo. No, beh, tu sei giovane, mi sa che il ciuffo non ce l'aveva già più. Chi? I Nodangelo? No, come? Quindi era il caschetto, no? Il ciuffo. Il caschetto, Caschetto scusa. biondo. Sì, no, 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 ciuffo. Ha però scritto
Anch'io da giovane sono andato a vedere. Vabbè, sì, Sì. quanti anni ho? 20 anni fa, dai. No, qualcosina in più. Nino Eh sì, forse di più. No, D'Angelo. sai, concerti le fa sempre, no? Però. Sì. Ah, giusto, hai ragione. E li ha presi. Bellissimo. La mia amica del cuore mi appoggia sempre. Aveva il caschetto, sì. Il caschetto Aveva il biondo caschetto. come Caterina Caselli. Suo cugino, sì, che conoscete, Antonio, no? Antonio. Antonio e Paola. Sì. Lui aveva il caschetto così da giovane. Ah, sì, Sì. Tony. Tony, sì. 30 anni fa, hai visto? 30 Ah, anni fa. io ti davo 30 anni, se no ne hai un po' di più. le foto Massimo, tu ingannano. quanti anni hai? Sentiamo, dai, spara. Guarda, guardando la foto, Non la vedo bene. 50? Mi faccio una gaffe. Io, mo uscire. Anna, ti devo una canzone precisa di Fiorello cantando. Scusami. Fiorello. Fiorellino, oh Gesù! No! A me piace la musica napoletana, quella là, questa attuale, tipo Geolier, Blair, Livio Cori. Paolo sta dicendo, ma chi cazzo sono sta gente? No, Vabbè. l'ultimo sì, perché ha cantato con Nino D'Angelo. Livio Cori. A Sì, Sanremo, mi piace tantissimo. Francesco Da Vinci, che è il figlio di Sal Da Vinci. Sì. no? Ah, davvero? Ok. Questi qua sì, ma le canzoni neomelodiche. Allora non sono neomelodici. No, 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 carità. Questo non lo capisco, Nu è una toc, frase. mi regali, mi vesto sempre ustis. Che è? Nu toc, mi regali, mi vesto sempre ustis. Ma questa? Sono napoletano, non capisco un cazzo. Vabbè, stiamo a posto. È una canzone, credo. No, di gente a mamma non la mortifico. Non ti capito. Non ti capito niente. Forse perché la canzone non la conosco. L'ho scartellato quanti anni hai. Scarlettato 46, ah dai. Qua 46, Scusa, ormai siamo sono tutti cercato. su quel livello. No, beh, tu sei molto più giù. Io Francesco mi sembra che c'ha la meta. Francesco, Sì. E 37. io ho 37 anni. 43, 44. Voi qua? Scusa. Io quasi 39 il mese prossimo. Fiorellino. Da 30 anni sto fiorellino. Eh sì! Maron, mi piace. Ma Fiorellino chi è? Non è fratello di Fiorello? Si chiama... No! No, si chiamava Fiorellino, ti ricordi? Sì! All'inizio, eh? Poi è diventato serio. Sì, un attore Fiorellino? lui. Beppe Sì, è bravo però. No, mi piace Fiorellino. Fiorello. Come? No, manca a me. Beppe Fiorello. Beppe, sì. Sì. Non mi piace il genere che fa, però comunque un attore bravo è bravo. Bravi, li Porto De portate. Bray. Ah, meno male. Non lo so se è un un'offesa. Io ho 38, sono dell'83. Sì, lo so che sei Ah, dell'83. come mio fratello dell'83. Sì, pure Sì, che lui solo. l'ha fatti da poco, li ha fatti a ottobre. Sì. Franceschiel. Lui, Ui. ottobre 39. Ad ottobre mo, sì. Invece fra un mese. 39. Ah, c'è ancora il numero 3, Anna, ma allora. no 39. Guarda, pensavo al massimo 30. Grazie, Antonio, Io sono 39, qui purtroppo. potete mettere il numero che volete. Dai, un 2, dai. Sì, due. No, non può essere un 2, non può essere un 5. Tre, Quindi 3, ecco. 3 è il numero perfetto.
Oh, 3 ore di live, raga, che facciamo? È stato Quello bello. che vuoi. Tu morì fame. No. Ma Tien tanto, da guarda, fame. finché è pronto ci vuole minimo mezz'ora, 40 Ma l'hai minuti. messo già a cuocere? No, niente, niente. E Vuoi vallo a fare? mettere. Così mentre finiamo cuoce, Brava. Mi no? Vai. aspetti? Ti Sì, lascio sono qua. questo messaggio. È ovvio che me li ricordo. Amore, mo. Mi chiamo pure amore. Su disgraziato. Prima mi ha detto che c'ho la faccia come il panettone. Me la so segnata comunque. Posso vedere manco i messaggi, ma no? Ah, questa è la chat nostra. Scusatemi se non vi leggo, ma se Paolo non li mette sullo schermo non posso leggervi. Che Che? freddo! Fa Come ti sposti freddo? da una stanza all'altra? Mi sono Ma non ghiacciato. c'è niente acceso. No, perché il pomeriggio si stava bene, ma adesso sta raffreddando. Ti sono arrivati i messaggi, Paolo. Ah, il telefono non fa niente. Three is Three magic is magic number. number. Tuo marito è più Sì. È grande? più grande di te. Ah, Sentivo davvero? dire che avevi appena finito di mangiarlo. No, non l'ho mangiato proprio quest'anno, zero. Ho mangiato gli struffoli, le Ah, zeppole, quelle cotte e quelle normali. come sono curioso di mangiare quelli, ma però non li trovi in giro, vero? Cioè, beh, Sì, li qui. E trovi senza un condimento, li puoi trovare. poi? Ma sono Che facili, fai? Paolo, da fare. È che la cottura che è una rompipalle perché Ah, ti esce la schiuma e esce l'olio da fuori al tegame. Ma sono ok. buoni. No, però secondo me vanno mangiati sul posto, sai, queste cose qua. Sì, sicuramente. Ah, mo che vengo in Germania te li faccio. Brava. Ah, me li C'è fai pure fare? mio fratello pure ha detto che gli mancano gli struffoli. Io ho detto non sei manco partito, già ti mancano le cose qua di qua. Voleva gli struffoli, voleva i friarielli, voleva le soppressate, voleva un po' di tutto, buoni gli Certo. struffoli. Vedi, lui li ha assaggiati. Sì, Mi sono buoni, sono buoni. hanno sempre incuriosito, sì. Già Sono buoni. l'aspetto, no, che hanno, sono invitanti, no? Sì, uno tira l'altro. Ah, sì. Sono proprio palline, no? Si Sì, staccano in un sì. pezzo unico. Sì, no, io li faccio in modo che si staccano. Da Ok. tradizione, diciamo che li fanno che non si devono staccare, fanno un solo pezzo, e a me non piacciono così perché sono duri e li Ok. fanno piccoli. Sì, sì, Invece sì. io Più li faccio più grandi, che grande. vengono morbidi. E Ok. poi nel condimento, diciamo, nel miele, io ci metto l'anice, la scorza del mandarino, e gli altri ci mettono lo zucchero, però lo zucchero, mettendo lo zucchero, si fanno duri, perciò vengono ammassati. Invece io no, non ce lo metto. Così Hanno si può. passato a mamma Rosa la ricetta. Sì, con molto piacere. Sono sicuro che quelli non li ha mai Però mi sentiti. bestemmi appresso poi, perché l'olio te l'ho detto è rompipalle. Eh sì, quindi sono fritti quelle palline. Sì, Sono sono palline fritte. fritte? Ok.
Guarda, visto mi sento quando viene Anna lì che me faccio trovare. Disgraziato. Che ci tiene, sto Francesco, che ci tiene. Chi arriva prima. Che più invecchiano e più sono affascinanti, cosa rara ormai. No, non sono rare. Cioè, Oh. nel senso. No, nel senso, tante donne invecchiando sono più affascinanti. Poi più Grazie, invecchiano. Antonio. Cioè, sono due ragazzine, invecchiano. Vero, vero. Maro. Francesco, Francesco, un cosa? tempo ti sei fidanzatissimo, ricordo, brava, amore mio. Diglielo, diglielo. Sicuro arriva prima lei. Lei viene con il jet super veloce. Il jet privato. Eh? Col jet privato. Jet. Che brava cuoca, complimenti. Fa delle cose. Tra lei, Mary e Eli, Eli, Madonna. sì. No, siamo bravi tutti e tre, vero? Non nomino neanche Andrea perché lui è. Andrea è cuoco. Beh. Lui è il top. Sì. È scontato. Sì. Invecchiare, Vecchiare sei se ne parla bravo. tra 30 anni. Sì, a Bravo, amore. Bravo. 60 quindi per te. Eli saluto. Eli Un saluta. amico. Sì, Paolino, proprio con il jet arriva. Disgraziato. Quello saresti tu, no io. Oh, lo sai che ci siamo fatti a 31 la pizza con la sua ancora la Anduja? Ne avevo Ah ancora. sì, l'altro giorno mi è venuto in mente, l'ho Che buona, pensato. buonissima. Io Buona, io non l'ho mai mangiata. l'avevo assaggiata cruda subito, curiosità, sai, la prendi, però c'è cotta poi un'altra cosa. Certo. Mamma mia, Più spettacolo. forte. Sì, non è Io solo adoro le cose piccanti, piccanti, perché robe vado. piccanti ce n'è, ma è proprio il gusto buono, no? Cioè, è il Immagino gusto. l'anduja con i friarielli miei, cioè i nostri della zona. Wow, Sì. secondo me è uno spettacolo proprio. Però i friarelli non Beh. mi ispirano, lo sai? Ma perché non l'hai mai mangiato, Paolo? Perché la verdura cotta non mi fa un po'. Ma se li assaggi, Paolo, dici, ma veramente è verdura? Sono Buono, per provare va. tutto. Che poi alla fine si condiscono con aglio, olio e peperoncino. E sono Ah. buonissimo, allora va. Se in live c'è Anna, allora entro. Ah, cos'è? Ti Ma capisco, ti capisco. No, no, anche tu, Annuccia, bella. dobbiamo vedere se sei capace. L'anduja è orgasmica. Orgasmatica. Orgasmica comunque. Orgasmatica comunque. Orgasmatica. Hai visto? Buonissima. Ah, lo Friarielli conosco. in dubbio. Buono, buono. Come ho tolto Yeah, il io vermicelli. porto, allora io porto i friarielli, tu porti l'anduja, Francesco, ci E facciamo vediamo a casa di Paolo. questo accoppiamento. Eh? Vediamo questo accoppiamento della No, che accoppiamento. di L'accoppiamento di friarielli e l'anduja. bello, quello intendevo. Poi non ho scorreggiato, la sedia qua. Sì, la mia Si prima. sentono rumori molesti. Era da molto che non facevi la live di pomeriggio, eh? Mi ricordo ai tempi quando andavi Proprio all'inizio, con inizio. Mirko e Marco che andavi a Monaco. È vero, Ti anche dalla ricordi? casa di Marco nello suo studio una volta pomeriggio. Tante volte Quando andavate a Marco. prendere le sigarette, mi sembra. Sì, anche, sì. È vero, è vero. Da tanto, sì.
No, oggi ho detto ero a casa, pioveva, avevo fatto tutto di mattina, siccome avevo promesso martedì sera, ma non ce la faccio. Ho detto quasi quasi, apro, sono tranquillo, convinto che pomeriggio era un po' morto, invece dai, è stato bello. Sì. Poi è arrivata la scassacatto. Sì, poi quando ho saputo che entravi tu, beh, ancora più. Viene pure su parete. Sì, ci sta bene anche lì. Però devo dire che quel panettone lì mi ispira, Ti ispiro. Ma allora non capisci niente, Paolina, tu. Cioè, perché è quel pieno di panettone roba. ti ispira, a me no, manco un poco. No, è pieno di roba, No. boh. Mi sembra no. Anche sul panettone di Oddio, povera Anna. Anna, però Si è brutto. fissato, con panettone, sto disgraziato. Secondo me, finisce la live, va a comprarsi un panettone. Sì, perché gli è venuta voglia. E ci mette l'anduja sopra. Gli mette l'anduia che c'ha sotto, sopra. Poi non voglio immaginare cosa fa con quel panettone, però. Poi arriva la fidanzata. E stasera che se mangia il panettone. Assaggio, assaggio. Non È fare meditazione. farcito. Convenzionale. Ah, bene a te. Vabbè, c'è tutti ovviamente. Ah, ciao, no, sì, un Ciao bacio. Antonio, un bacio anche a te. Un Alla applauso. prossima, ciao. Saluta la tua compagna. Ciao. Anduia e canditi. No, mi passa la fa. I canditi odio. Io li odio. Il panettone mi piace molto, Paolino. Io vado a comprare, lo vado a comprare, lo riscatto all'American Pie. Ah, lui è Oddio. mezzo americano, No, il no, il film ragazzo. non l'hai visto? Eh? American Pie non l'hai No. visto? Con la torta di mele, come fa il ragazzo? No, a parte che io pure se ho guardato questo film, sarà vecchio, giusto? Non te lo Non me li ricordi? ricordo, Paolo, non mi ricordo. Ma tu c'è una testa proprio di cacca. Se ti Non mi ricordi ricordo quella i film che ho scena con visto. la torta di mele, capisci cosa farà lui col panettone? Ah, ok. Dopo me lo vado a cercare su Google. Sì, vai a vederlo. Per quello ho detto che è farcito, Ok. no? Ah, questo l'ho già letto prima. Ciao, Bio. Dio. Paolino, tu capisci al volo. Beh, quel film è mitico, sì. Vabbè, sono poco ritardata. No! No, Ma ma io sì. quei film proprio zero. Se mi parli di musica, di canzoni, se mi fai sentire pure giusto una strofa, di Sì, ma sentire che canzone è, chi la canta, ma i film proprio sono negato. lo conosci sicuramente, solo che non ti ricordi. Tipo, hai visto l'altra sera, ti ho messaggiato che ho detto che stavo guardando, com'era, Resident Evil. Resident Evil, Poi tu. sì. Come? Resident Evil. Evil Credo. si dice, vabbè. L'americano ce l'abbiamo qua, adesso vediamo. Vabbè, ma non lo può dire perché il Ah, beh. ragazzo non entra. Ah, è vero, guarda, no, era l'occasione tua, mannaggia, Disse Francesco. che se entravo io, entrava anche lui. Io sono entrata, è lui che non è entrato. Francesco, hai ancora qualche minuto, vediamo un po'. Figurati, figurati se mi porta l'anduja in Germania. C'ha solo bocca. Una ritardata buona. Alla Stavo fine dicendo, mi te sono lo sei visto dimenticata. tutto il film, eh? Sì. Ho Però poi ho fatto la scoperta guardato. dell'anno che tu mi hai detto che ci stavano altri. Però in realtà quello che hai visto tu è È una l'ultimo. sì, no, ma è proprio una come si Remake, dice? come hai detto? Un Remake. remake, sì, dell'originale. Remake.
Devi guardare gli originali, sono proprio belli. Sì, Quelli sì. hanno. Però ti devo dire la verità, Paolo, i film horror non sono più quelli di una volta, o perché ero No, più quello sì. piccola e li guardavo diversamente, con un occhio diverso, ma questi qua mi sembrano quasi tutte le stesse, tutti gli stessi. Le Sì. false promesse, beh sì, amo Se c'era questi Mary, parlantini. ti bacchettava, Francesco, la Ti nostra Mary ti bacchettava, sì. bacchettava. Io Mi mancano. sto qui da 3 ore e 15 e lui non ne ha neanche accennato ad entrare. Io non ci ho pensato Poi neanche. muove le porta l'anduja in Germania. Sì, a voglio aspettare. Le faccio vecchia. Non parla più, non ha scritto niente più. Eccolo Ah, ecco qua. qua, io ho finito di vedere la seconda. Ah, no, Sì, non mi piace. cambia discorso, cambia discorso. No, troppo. Non mi piace questo film, Emily in troppo Paris, mi hanno detto che è una cagata. romantico. Preferisco più zombie che. No, beh, forse è bellino, però è un po' troppo romantico, sai? Ah sì? Io finalmente ho finito la serie con mia figlia. Abbiamo iniziato un altro. Ah, ok. Gomorra. 8 stagioni. No, quella no. No, no, Quella Gomorra diario l'abbiamo dei vista, mamma. vampiri. Quella dei vampiri, sì. Finita? Ok. Sì, 8 stagioni, mamma mia. Volevo fare la videochiamata in vivo. Ma che c'è secca? Tu hai promesso qui, hai promesso che entravi. Se io entravo, adesso sto qua e tu non entri. Mi è rimasto Saluta qui. almeno. Entra un attimo a salutare, almeno fai il galantuomo. Fatti vedere un attimino. La videochiamata, ma vogliamo mettere i puntini sulle i. Una capatina. Metti la testa fuori e poi. È che è un cazzo. Paolo, mettigli il link, vediamo se Aspetta. entra. Si è andato a Questo pettinare. calabrese. Chi c'è in chat che potrebbe. Qualcuno che potrebbe entrare, cercavo. Perché l'avevi messo là? No, No, l'ho messo adesso. l'hai messo. L'altro mi è rimasto qui. Lo so, non l'hai digerito. Ogni promessa è debito, ma la parola non è da tutti. Bravo, Eli. Lui è così, è così. Ma si è fidanzato pure, figurati se. Se si fa vedere, ma non penso che qualcuno si vede la live di 3 ore e più e va a vedere un attimino l'ultimo pezzo per vedere Francesco. Quindi vai tranquillo. Ho cambiato banner. Che è cambiato? Non ci avevo fatto Il trono. caso. Paolo, hai messo il timer all'arrosto? Sì, ho messo 22 Ma mo le minuti. e le zucchine mo le dovevi fare. Devo tagliarle, condirle, buttare. Però quelle ci fanno più veloce, 10 minuti. Buonanotte. Nella friggitrice ad aria, giusto? Sì, è la carne che ci Ma mette un po' di più. Guarda, se vuoi chiudere, chiudiamo, sono 3 ore e 20, 10 minuti. Se eh. Ok. sarebbero le 6 e mezza, Vabbè. perfetto. Va benissimo per me. Tu ma non devi preparare, è veloce. No, no. Poi fra 2 ore. Sì, me lo deve portare mio marito, però. Capì? Ah, Non non ce c'è. l'ho il pollo. Ok. Allora, Ma faccio al vedi. momento, tanto non ci Sì. vuole niente. Sì. Se può venire a trovarti in Germania, può anche farsi vedere in chat. Beh, qui davanti a tutti. Dillo a lui, amo.
No, Eli, sono qua. quaraquà, bravo! L'hai detto! Sinu quaraquà! Vabbè, magari sta in déshabillé, Un come si dice in Francia. pronto, un disabiglio. Dai Francesco, facci vedere. E c'è le palle. Ce l'hai le palle? L'hai detto tu, eh sì. Cacciale. E un quacquaraquà adesso. Chi mi scalda? Siamo io e Eli, da lontano. Emanuele. Col potere. L'energia. Non è che ci sia freddo freddo, saranno 6 gradi, però. Sei, Adesso ma Eli non lo so. scrive. Qui c'è freddissimo, 16 gradi. Oggi ha detto che era caldissimo da lei. Sì. No, qui ha Invece fatto qua, un capodanno con la maglietta, mi sono messo la maglietta in sì, ma casa. pure qua faceva Nulla. caldo. Sì, però sai, visto da voi, ma qui fa più effetto. Sì. Ma non è buono il caldo d'inverno, non è buono, secondo me. No. Qua quando vediamo ste giornate così dice, diciamo tutti quanti, secondo me succede È qualcosa, tipo vero, terremoti, queste cose qua. invece vabbè, poi non. Che poi Fortunatamente, semplicemente solo l'aria che viene da giù che no? scalda un Sì. po' l'Europa e basta, no? Noi ci facciamo la. Lo faccio vedere solo con Anna. Poi lei vi riferisce. Appena chiudo con Paolo ci vediamo allora, voglio vedere se si fa vedere. Poi ci racconti. Vabbè, vediamo. Ci stai, Ma Francesco? con te in privato, O ci figurati. sta sveglio, Ci mette un secondo, figurati. va? Ci smette. Ci mette un secondo con te, cioè viene subito. No, viene subito. Viene subito, la botta è via, Paolo. Tempo che apre la cam, è fatto. Fatto. Si sta preparando, guarda, si sta preparando. No, ok. Pensavo che Vabbè, lui mo, non stare lì già a. mette. Sì, vabbè, ma mettiamo le te l'ho detto, i puntini sulle i. Ma tu ti sei fidanzato, io sono sposata e quindi non si può. Si possono fare queste cose. E poi qualcuno aveva detto, vabbè, fammi stare zitto. Che cosa? Niente, niente, meglio non dire. Paolo, Paolo, vengo vengo alla al pace. taccio. Non mi ha risposto comunque. Quale domanda? Se ci sta che dopo la live ci vediamo. Vediamo se Ma sei già è staccato il suonato. pronto? Scusate, ho sentito ti. Ho Ho già sentito passato pure 22 minuti. io. È scappata. Sto qua, buono Che profumo. Ci vuole ancora un buono. po'. L'ho girato. Ok, questo l'ho visto.
Io non ero fidanzato al tempo. Sì, ma non volevi amici. Siamo tornati, Franca. Franca è sempre. C'è Sì, sempre, non la è vediamo, ogni tanto scrive. vero, è vero. E beh, qualcuno ci starà pure ascoltando. Scriviamo in tre. Gli Quanti altri? ne sono? 9, solo 9. No, solo no. Siamo intimi. Mi manca Andre, mi manca Mary. E Sì, è vero. che vuoi fare? Io so, Chissà immagino già. se un giorno faremo una live tutti quanti insieme. Magari. Secondo me Mary non avrebbe nessun problema. O no? Forse anche lei se è Penso di sola, sì. però. Sì. Vabbè, se stai sola è meglio, perché comunque Sì, è più certo. tranquillo. Andrea, Sono beh. io quella che c'ho. Lo showman. Sì. Ma Ormai anche Eli si è già visto. che si Anche Eli, però, palesino anche gli altri. timidina, timidina. Secondo me avrebbe bisogno di te. Sì. Eli, per Eli. stare in live così, sì, da sola, forse no. No, se la cava bene, lei è bravissima. Eh beh, sì, lei era Ti anche l'ultima. ricordi ai tempi? Vai, se entravo io quella sera, mamma mia. Sì, quando è entrata lei, mitico. Ma mi sono emozionato troppo. Anche quando sei entrata tu, però lei in quel momento che è entrata mi ha emozionato tanto. Sì, perché però era Sì, un però. momento proprio Sì. tosto. Ecco, Se era entravo un io momento. facevo una strage, entrata lei, cioè meglio. È Lei è come pacata, brava. dire, ci sono, no? Sì. Quell'entrata lì è come dire, guarda che ci sono, cioè. Ma lei è un tesoro. Lo so. È un tesoro, un tesoro. Ma neanche Ma ora voglio neanche andare. ora. Ci sono e rido con voi. Ah, che bravo, mi fa Ti fa piacere. piacere, Franca. Siamo qua per questo. Francesco, comunque sei d'accordo. Sì, è un qua, Eli, l'ha detto Eri stesso lui. Che non fai? per quale motivo? Anna, tanto non ci sente Francesco. Dopo fai la registrazione schermo. No, ma non ce l'ho la Lo registrazione schermo. so, Ma io lo so. tanto manco mi faccio vedere da questo qua. Non si è presentato qua che faccio la videochiamata a lui. Non esiste proprio. E poi non le vuole le amiche, non hai sentito, cioè non hai Sì, letto. l'ho letto, l'ho letto. Se vuoi un Anche ora amico, non cioè vuoi dici che amici non vuoi da amiche, e beh, è un qua adesso. te. Prendessi in Germania a trovare un'amica, ora dici che. Ah, è vero! Ma non gli sfugge niente a lei, a Elia. Era una battuta quella dell'amica. Lui vuole battere e basta. E c'ha l'ormone a palla il nostro Francesco. Sì. Se. Sì. Ha scritto, aspetta. Io non mi nascondo dietro a niente. A me è sempre piaciuta e piace Anna, poi che lei mi abbia sfigurato, quella è un'altra cosa. Silurato. Un po' silurato lo hai. No, più che silurato lo hai bloccato. Fermato. L'ho messo No? nella friend zone, ma non ci vuole stare. Ancora con questa diretta, hai visto Maria? Maruzze. Maria, Maria. Sì,
mandato un messaggio vocale, non posso sentirlo nella Telegram. Dopo Io? lo sento. No, la Maria. La Ah, Maria. Maria. Ah, ma lei sta su È nel Telegram. gruppo. Ah, ok, ho capito. Aspetta, ma la foto. Ah, è ancora quella là di Sì, Non è ci innamorata di credo, no? questo attore, sì. Chi è questo? Non ricordo. L'attore è quello che fece. Tipo Aspetta. Jackie Chan, Jackie Chan. Jackie Chan. No, Jackie Chan, Jackie Chan. Non mi ricordo come si chiama. Jackie Chan. Non mi ricordo. Te Beh, l'ho detto io chiedere. con i film, sto proprio. A piedi. Dove Mi ha bloccato proprio Paolino. ti ho bloccato? Nella Io non vita. blocco le persone. Se ti ha assicurato vuol dire che te lo meriti. Ma poi io il fidanzato ce l'ho già. Io c'ho Manu. Non vi dimenticate. È vero. Lui è il mio cuoricino. Siete ancora qua? Sì, hai Sì, visto? Elena, adesso chiudiamo perché Paolo deve andare a cenare. Jackie Jackie Chan, Chan. Jackie Jackie Chan. Chan. Sì, lui. Jackie Chan. Sì, ma capita, chi lui là? Sì, l'ho meritato, sono stato troppo sfrontato, me lo sono meritato tutto. Oggi si bastona da Meno solo. male, Ah, ecco, è lui, è il tuo innamorato, il tuo sogno segreto, Maria. Beh, proprio cinesino, Lo sai cosa si dice dei cinesini? come dei cinesi che ce l'hanno piccolo. Ma non so se è proprio vero. Vabbè, ma dicono pure che le donne ce l'hanno stretta. Vabbè, con quei abituati a quei cazzetti. È normale. Bilanciati, eh. Mi si chiuderebbe pure. Ah, per quello dici. No, io pensavo era Credo proprio di sì. conseguenza della. Prendi un'africana, no? Che va con l'africano. L'africana ce l'ha grande. Oddio, è vero. Sì, eh. Yeah, sto dicendo solo Pensa che stronzate. un'africana incontra una cinese o viceversa. Meno male, eh? Questo ragazzo è obiettivo. Ah, sì. Bravo, bravo. Paolo ha qualche malefatta da. No, 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 c'ho la cena, c'ho la cena. No, no. Niente Non mi malefatta. lascerebbe mai, Elena. La Vero, solo Paolo? per il cibo. Confermi, confermi. Ma sei attacchiappo, Anna. Che vuoi fare? Vuoi mangiare panettone? Ti faccio trovare panettone? Lui mi capisce perché è calabrese. Il calabrese più o meno si avvicina al Ah, dialetto mio. ok. Perciò parlo Sì, così. siamo un po' tutti napoletani, cioè un po' tutti, Ormai, pur tu. no, un po' tutti lo capiscono, anche io, un po' tutti lo capiscono, Ormai scrivo e no? Io ho parlo in avuto dialetto pure nella chat. frequentazioni, non frequentazioni amorose, frequentazioni di amici. Uomo, e che Qui c'è un po', c'è pure un dolce che si chiama africano, poi ve lo faccio vedere che oddio, ho paura, però sì, va bene. secondo me il salame è quello dolce napoletano. Salame Napoletano, il dolce quello là. Aspetta, com'è? Il salame è dolce. L'hai mai mangiato, Paolo? italiano. No, no, non l'ho mai mangiato. Buono. Anche Secondo me quello qui. mi manca. Lo Sono gambizziamo. Sempre molto delicata lei. Mi piace. Il film che hai visto tu, Resident Evil, potrebbe essere la protagonista lei. Sì, ma proprio tranquillamente. È vicino al dialetto campano. Okay. Salame Sì, turco, molto molto turco. turco. Da mangiare, amo. Aum! Stasera Ce lo abbiamo un sacco di mangiucchia. cose, un sacco di cose da vedere. La tua videochiamata, l'africano di Eli. Videochiamata. Ok.
La videocamera con Francesco, ma che No, lo te l'ho so. detto, l'ha detto lui, eh? Ha detto che è un quacquara qua, il quacquara qua, come Ma non è vanno ovvio che gli africani lo hanno lungo, stanno senza mutanda. bene. Le Vabbè, tette sui reggiseno. Ah, dici che quello è l'effetto. credo che non dovrebbero avere l'uccello sceso, cioè lungo. Le palle scendono. In esatto, in effetti. T'affloscia, vabbè, è tutto un tutt'uno, quindi Tutto le insieme. trascina. Adesso che devo mangiare l'arrosto, guarda, una scena così. Adoro quel gioco. Ah, il gioco, c'è sta pure il gioco. Videogioco, sì, è partito da un Oh. videogioco. Da un videogioco. Ah, ok, vabbè. Sì, avevo capito l'uccignolo, Le bastavano tette. Le zinne. le zizze, Vai, dove che facci due sorte. finisce? Va Ha bene. detto che c'ha la sorella e quindi ce lo mando con la sorella, no? Ah sì. Mi aspettano le zucchine, raga. Vai, a me mi aspetta lo zuccone. Lo dici tu. La forza di gravità ti Forza dà di giù. gravità tira giù pure l'uccello, Ma adesso da come ho domani detto, no? senza mutande. Sì, il problema sì, va giù, giù, però poi devo andare anche su, eh. Ho due Come sorelle, un po' ciascuno, ho la cagate chiesa di insieme. un volatore, oddio, che ah, me la ricordo. Possesso al cimitero, ma Ah, veramente. sì, me l'ha raccontato. Lo voglio sapere pure io. Chi ti aspetta lo zuccone vuoto? Saresti tu, giusto? A me piacciono le zucchine grandi, aspetta, così, grandi e sode. Vedi che è inutile che siano troppo grandi se poi sono. Sono vuote, che ne fai? Andiamo. Mi scappa da Mi scappa ridere. da ridere. Sì, ma lei c'ha i clienti proprio con belle storie, Anna. Ah sì? Ma non mi ricordo lei che lavoro fa. Praticamente sì, a casa fa tipo, non era proprio la cartomante. Consulente. Ah, ok. Ah, quello è il suo lavoro. Sì, adesso Ma però la chiamo pure io. magari c'è. Eh? Ma la chiamo pure io. E sono quelle telefonate che costano, Eh no, e lei a me mi fa lo sconto, la chiamo in videochiamata. eh? Ok. No, ma Di non so quella se del adesso. cimitero, che bello! Ho detto cartomante riduttivo, forse, adesso magari la cosa specifica. Sì, vabbè, abbiamo capito. Diglielo pure ad Anna di quella del cimitero. Se mi ricordo tutti i pezzi, sì. Paolo. Ah, ho saltato un messaggio. Purtroppo no, non posso ritirarmi a casa tua. Non so cosa ha riferito, non mi ricordo. Perché arrivano dopo, capì? Allora uno non si ricorda il discorso che stava facendo. Lui mi ha mandato a cagare, io l'ho mandato a cagare insieme alle sorelle. Non lo so a cosa si Sì. Gli hai riferisce. detto qualcosa sul Il che fatto deve. della zucca, la zucca vuota, che ho detto, tu forse sta Può dicendo che mio marito sarebbe una zucca vuota. Non ho capito. essere. No, non penso, no, non era riferito a tuo È perché ha marito. detto che non si può ritirare a casa mia. Infatti, boh. Forse perché mi vuole mostrare lo zuccone. Pieno però. Pieno, pieno, bravo, che quelli vuoti non ci piacciono. Ecco qua, l'arrosto è pronto! E adesso Ci qua 20, salutiamo! 22 più 15, quanto cavolo ha cotto? Sarà pronto? Vedi tu? Wow. Penso che si è bruciato! No, no, no. Dai, l'ultimo No! messaggio. Chi è che arriva tra un po' a casa di Anna? Lo Hai zuccone buono. visto? Ma O tu magari qua non che ne sai? Ma che ne sai?
O Un può déjà vu. essere, ma non credo, dai. Brava, brava Eli, brava Eli. Dai, è riferito al marito, proprio. Tu bevi di l'acqua che io poi mi bevo altro. Vado. Dove vai? Me ne vado. Non devi No, chiudere. pensavo che mi piace troppo i vostri battibecchi. Stai godendo, eh? Troppo. Sto Oh, ma sei un disgraziato! Grazie, ci sentiamo presto. Va bene, è stato Buona giornata a bello. La prossima tutti. volta voglio Eli. Eli, ricorda, la prossima volta ti voglio qui, insieme a me e Paolo. Adesso c'è ancora più di un, vabbè, qualche settimana per fare di pomeriggio, dai. Ci Prometti, organizziamo. prometti, forza. Vediamo, vediamo. A Francesco, che di quel panettone che solo quello puoi assaggiare. Avesse po avuto un po' di cervello come una come Anna. Sì, mamma ha detto. Settimana prossima organizziamo. Meno male che Va ci sono bene. altri 12. Ma dopo se mi appena No, adesso usato. no, ci lasci così. Scrivicelo poi. Ma lei è su Telegram, giusto? No, no, Non su ci sta. Instagram. Ah, su Instagram. No, Babbo. non è vero, non hai il contatto su, no. Solo No. Instagram, sì. Ah, no, non la seguo. Sì, anche lei ha un nome particolare, comunque, non la trovi con Ah, ok. il link, sì. Bob Wayne. Alla Vediamo. prossima, un Ciao. bacione. Ciao. Bacio. Ciao, ciao a Buon tutti. divertimento a tutti, qualunque cosa facciate dopo. Cioè, panettoni o qualcos'altro. Tu che fai dopo? Dopo magnato? Mi abbiocco. No, ma che no. Che devo fare? Mi devo tenere carico per... Ah, Capito? ok. Bravo, bravo. Non Allora, sparare troppe pallottole. ciao Stefi. Ha salutato. Ciao, Stefi. Batteria scarica. Ciao a tutti. Ciao alla mia pazza preferita. La batteria scarica. 1, 2, 3, 4. Ciao, Sì, questi sono Eli. i nostri saluti Ciao, famosi. Elena. Ciao, Maria. Ciao Kung Fu Panda. Chi è Maria? Ah, Maria Kuf, Maria Jackie Jackie Chan. Chan. Ciao a tutti. Anche Franca, arrivederci. Ciao. Franca, giusto. Ciao Franca. Ciao Un bacione a tutti. Dio, a tutti. Ciao tanto ci stiamo ascoltando. Andre, ciao Mary Lou. Ieri Andrea. Ciao amori. A Ciao a tutti, a chi devo presto. salutare più? Nessuno più. Eli, ciao. Eli l'ho salutata. Ah sì, non l'ho sentito. Sì. Io stavo scorrendo per vedere se c'era qualcuno. Tanto noi ci sentiamo fra 2 minuti, 2 secondi, Tre quindi. secondi. Dai, grazie a tutti. Chi Ciao. guarderà tutta la live di 3 ore e 4 minuti, l'invio un panettone. Ciao. Non il mio, gentilmente. No, quello no. Ciao a tutti. Ciao Eli. Ciao. A tra poco. Ciao. Ciao. Buona cena, ciao. Buonasera. Ciao. Ciao. Paolo, ci sentiamo in chat tra 2, 1, ha scritto Eli. Tra 3, 2, No, ok. 1. 3, 2, 1.